Ok. Vai, unitevi. Cioè, sta caricando. Io ancora devo avviare tutto. No, vabbè, tanto non credo se ne erano già tutti. A parte che non ti vedo. Aggiorno di nuovo. Allora. Dov'è? Fammelo avviare. Aie. Track. Anzi, aspetta. Eurotrack. Nicola, subito. Nicola! Lo sapevo che sarebbe entrato. Taran. Tararan, tararan. Ci sogno. Ciao, cazzi. Buon appetito, buon preparaggio di pizze. No, non so se fai la pizza. Io non so cosa fare oggi a mezzogiorno. Ecco. Una bella pizza, Marco. Bella. A pizzicedra. Eccoci qua. Allora, aspetta un attimo, Arianna. Appena entra Moro, potete entrare ancora. Nicola si è già infilato, ma vabbè. Un attimo, ci vuole un po' a caricare i convogli. Sondaggio su cosa farà il capo. Se non c'hai le opzioni è difficile, però, eh. Eccola qui. Unisciti al convoglio. Dai, senti entrare. Vadi, vadi, entrate. Sono quattro posti. Vadi, voilà. Contessa, vadi. Potrebbero aumentare un pochino la... Dalla 12. Allora, lavoro indipendente. Magari Tutsushi. Prendiamo qualcosa di abbastanza standard che magari la gente non c'ha i DLC. Però fallo bello lungo stavolta. Faccio sempre bello lungo. Abbiamo un'ora e 50, 40. Volevo ricondividere una foto di Flash, ma non trovo un articolo giusto per ricondividere. Perché oggi sarebbe stato, per chi ha seguito l'Arrowverse, diciamo che nel famoso giornale del futuro di Flash del 2014, che sarebbe svanito nella magari ne facciamo due. Nella crisi sulla Terra Infinita, la data era di oggi, era 25 aprile 2024. Che ai tempi era un futuro incredibile con la tecnologia, invece no, siamo sempre qui. Passa sempre Pippo. Passa sempre Pippo, c'è un posto solo. La prima volta credo che riempiamo una lobby. Carne di manzo. E Gerla, è entrato Gerla. Mi dispiace, Tiwaz, siete già... Lo prendo. No, prendete quello di Moro, non quello di Gerla, che Gerla, di... come al solito, certo. Lui non finisce mai. È un po' un mark della situazione. Io l'ho finito l'ultima volta. E poi ne avete iniziato un altro voi per i fatti vostri. Io il mio l'ho finito. Sì, Marco. Sempre quella, Tiwaz. No, ma è full, comunque. Ah, allora niente, mi dispiace. Eccoci qua, azzone nel manico della scopa. Io spero aumenti. Siamo in Romania. Che fanno l'aggiornamento incredibile con la grafica e tutto. Spero me l'ha detto... Non so, me l'ha detto il caricamento. Non c'è la Romania nel gioco, quindi... Non lo so. Sì. Ma non so perché me l'ha detto, boh. Siamo in Danimarca, credo. No, in Danimarca no, siamo in... Beh, sotto la Danimarca. Cosa c'è sotto la Danimarca? La Germania. Sì. Stavolta no, non fa vedere mio... foto a caso. Non prendo il mio carico. Ma c'è che in scirozzo c'è. Oddio, potevo anche prenderlo. The Masters of the Universe. Dai, che almeno partiamo tutti qui insieme. Arianna si è già levata dalle palle. Non vuole stare qui. Ah, io pensavo. Io la stavo seguendo pensando che stesse mettendo in coda. Volevo aspettare un po' tutti. Io. Diciamo, ma se mi fermo qua voglio della se miseria. Mi fermo qua con Kenshiro è un casino, però mi sa. Vabbè, tanto c'è nessuno, fermiamoci, se ne frega. Moro attento! A chi? Moro attento! A chi? Moro attento! A chi? È un camion gigante che stava arrivando. Sbrighino però far uscire sto calo d'aggiornamento con la grafica. È uscito il Merdi Access. Beh, sì, tecnicamente lo sarà, no, per non sempre. Non credo che la dicitura sia l'Axis, però è come se lo fosse. Ma voi quanto la tenete distante la mappa? Due, come tank, zoom? Credo. Due, anch'io. Di solito anch'io. Quando volete partiamo. Aspetta, mettiamo io e Nicola. Arriva dall'altra parte, il bastardo, anche Nicola. Anche Nicola, è dietro di me. Ma Nicola...
Cioè, sono Nicola e Gerl. Tanto ho guardato. Marco, vai avanti fino a dove Harry. Ho guardato Fallout con loro. Ma Arianna dov'è? Ah, è più avanti. Ma è in curva, Arianna. Dobbiamo metterci tutti in fila. In curva è un casino. Sì, metti più dietro dove non c'è la curva. Sto già uscendo. Aspettiamo. Ci fermiamo dietro di lei. No, mi fermo proprio qua. Oggi sono effettivamente solo a casa. È altissimo il volume di questo camion de merda. No, ogni tanto li alza i volumi. Ma perché dipende. Ma scusa, siamo in Germania. Sì, siamo in Germania. Credo, ma... voglio una caramellina al catarro. Bisogna cambiare la categoria del gioco. Sì. Oh zio, è vero che non ci sono modi. Che siete fermi, vuoi che io arrivo? Vector mi ha risposto, ma non credo ci sia. E tanto non c'è più posto. Come che dormiva fino a poco fa. Eurotruschi. Grazie, Giulia. Che sarei tornato per te. Grazie, Giulia. Sente più il tasto che preme che il clacson. Eh beh, sei dentro. Ma che fila, guarda che fila di car. C'è lo sciopero, c'è. E quelli nudi sono passati. Allora! Bauscia, Pirla! L'ho preso. Nicola sta facendo manovra. Sì. Danghede. Uzzo. Ok, mi metto dietro Gerl. Appena arriva Nicola potete partire. E mo che hai suonato, canta! Non frena, non frena! Vabbè. Ho visto cose che voi umani non potete più zeggiare. Vabbè, possiamo partire che arriva il nostro bro. Figo, che si vedono bene tutti gli specchietti. Ottimo. Vai, visuale, vai, partite, 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 c'è Nicola, vai. Ariannona qua ha bloccato tutto. Vai, Ari, partisci. Marco, scusa, Gerla, capotreno. Faccio il pirla io. Scendi dal mio treno, Marco. Faccio il capotresto. Grazie di 27. Questa grazie, Giorgia. Tutto illegale. Arianna ha mandato a fanculo, mi sa, qualcuno. A Kenshiro, credo. Fatto bene, ha fatto nella norma. Un po' pazza. Marco, controlli i biglietti bene. Sì, sì, il capotreno. Eurotrack RP oggi, ragazzi. Dai. Io mi chiamo Giusualdo. No, non in quel senso. RP. Ah, scusa. Non è che devi fare RP... Faccio il criminale. Bisogna fermarsi a tutti i semafori. Allora, io sono un camionista di Monza. Ma non è il RP in quelle... appassionato di manga. Che devi giocare serio. No, capito. Devi fermarti tutti i semafori. Capito, allora sono un tedesco. Mi è già passata, Gizzard. purtroppo mi è già passata. Se vuoi giocare serio, scusa, cosa vuoi fare? Non voglio ascoltare Marco per giocare serio. Va bene, sono giapponese, allora come vuoi, Moro? Cioè, mamma mia, fallo tu il tedesco, ho capito. Grazie gatto per il ride. Arianna è già festa. Gatto ha fame. E mangia questo grande vitellone. Cosa cucina? Oggi cucina cose in grande. Una pasta gigante. Ma che bello tutti in fila. Però Arianna, sei ubriaca, già... che fai? Ah, no, non è Arianna, che è prima, è Marco che è sì, da... perché ero libero. Voi avete, mi sono trovato un po' di traffichino. Io potrei superare Gerla, però... beh, con i camion pensato. Fighi potete superare tutti voi. Ma non voglio poi lutterarmi troppo. Supero Gerla perché è lentissimo. Tanto fra 2 secondi mi ritrovate, anzi provo dietro di voi. Gatto griglia, immaginavo. Dai. Che suona! Scusa, forse ho un po' invaso la corsia. Oh, non c'è la curva, Boro, proviamo a fare la curva in due. Allora, ma sono molto più veloci di te, ti suona. Si fa tranqui, si fa. Sì, ovviamente questo camion è un po' secco, è il mio.
è veramente lento quello che mi dà. Sono quasi ai 100. Io sono a 130 adesso. Arriverete a breve da me. Arriviamo allora. Dove è finito? Non era dietro di me, non la vedo più nella maps. Eccola lì. Mi pare così. Ho il Volvo? Sì, ho il Volvo. Moro è morto. Credo che mi sia sa. Il camion più potente. Moro, sei già morto. Due secondi fa eri così contento, così sicuro di te stesso. Stavo sistemando la mappa, ho toccato il guardrail. Stiamo tutti assieme. E mi si è rotto il camion, tutto storto il cabinotto. Poi mi prendi in giro. Sarà l'unico che non sarà assieme a noi. Ragazzi, ma non può essere così questo camion. Non può succedere. Anche perché adesso dove lo porta? Indietro, per forza. Maledizione. Grazie, Sopass. Grazie, Sopass. Se ti porta davanti, è culo. Chiamate il 9-1. No, ti ha guardato indietro. Sei lontanissimo. Mi sa tutto bene? No, perché c'era il bastardo di Kenshiro che, come al solito, non sanno guidare e sono al tunnel di Amburgo la strada e l'ho preso in pieno. Vabbè, non è il bastardo, sei tu che hai preso in pieno un camion, però mi sembra di aver capito allora. Vabbè, ti faccio compagnia, allora andiamo noi. Questo era un piccolo treno con la gola rossata. Dai amici, aspettatemi. Ritorno, eh. Adesso arrivi. Aspettateci al primo autogrill. Non ci sono gli autogrill in Germania, Moro, dovresti saperlo. No, ci sono. L'unica cosa che non ci sono in Germania sono i caselli. Credo. E il limite di velocità in autostrada. Vediamoci la Q8 alle 11:30. Mancano due minuti alle 11. Vabbè, se si vogliono fermare al primo, se tutti lo fanno, se si fermano al primo casello ci sta. Dai. C'è casello, stazione di servizio, non so lì dove. Ho permesso, maledizione. Ah, però vedi, a me mi ha portato avanti. Che giro mi fa fare? Che mi fa fare sto giro? Dai. Dovevi girare, dicono. Osteria. Ecco, vabbè, moro. La sindrome della Croce Rossina e problemi risolti col padre. Si fa, si fa fare il giro diverso, dai, io vado di là, scusa. Andare verso gli altri. Ah, guarda che rilassante, ragazzi. Il verde, la natura. Non so, non lo si vedo. Dove sei? No, Moro, stai. Cazzo, non so, vuole veramente lontano. Mark, fermati al primo stazione di benzina. Se la trovo, sì. Sì, ce l'hai poco, un po' più avanti. Anche gli altri, Kenshiro, Aurora. Aurora, cioè, Arianna, Gerla, tutti. Se ci ascoltate, almeno uno o due. In caso uno si mette in mezzo alla strada e faccia da blocco. Il problema è che qua inizia un po' di traffico, ho paura a fermare. No, vai a stazione di traffico. Ti devi fermare. No, ma io li supero lo stesso. Amore, ho sbagliato strada, e quindi come facciamo, però? Sì, ma già mezz'ora fa ormai, l'ho già sistemato. Era un girino in più. Sì, ma non correre troppo, che poi ti capoti di nuovo e vai a ricominciare da capo. No, ma era un girino in più. Sì, ma io vi devo aspettare 20 minuti strada, adesso. Ho girato quella dopo, non era... Sono sotto gli altri, non so come raggiungere l'autostrada. Ah, ok, così. Ciao Draco, anche a te. Libereremo. La strada sicuramente. Grandissimo. Ciao Lady. Lady. Perché c'è scritto Crotone dove? Germania, non credo ci sia il cartello per Crotone. Amici, mi fermo qua allora. Si chiama Croton. È una parola molto tedesca, Crotone, se ci pensi. Adesso mi lascerete indietro sicuro perché voi tirerete dritto. No, e non so tutta se manovra. Ci stanno ascoltando tutti in live. Spero di sì. Nicola e Gerla credo siano assieme, quindi spero che almeno uno dei due abbia sentito. Tanto faccio un po' di benzina per sicurezza. Mi piacerebbe tenere attivo. Arianna che Shiro presumo siano assieme, speriamo che almeno uno abbia sentito. Mi piacerebbe tenere attivo il VoIP. C'è la no, è bestemmia. Non credo, sono Gerla Nicola. Arianna, a me prima ha parlato. Shiro e... Arianna bestemmia.
Sì, c'è la chat vocale in game, c'è proprio la radiolina dei... Sì, sindrome da croce rossina, le mie risonanti corporali. Ok, io sto raggiungendo gli altri. Così quasi l'attivo, che prima ha tirato Orian un porcone verso Kenshiro, mi sembra. Tremoni, ma... Ok, Nicola e Gel hanno sentito, spero che anche gli altri. Mi fermo qua. Chiedo il volante, poi non so dov'è la radio CD. Radio CBD. Non è CBD. Vabbè, vabbè, cantavo una canzoncina io, che c'entro. Eccolo Kenshiro, my brother. Si è fermato, ok, quindi anche loro. È bello spedito, eh. Bello, Arianna si è fermata. Ti fermi. Ecco, cosa ha fatto? Arianna ha sbagliato strada. Cosa sta facendo? È andato su un'uscita che non doveva farlo. Ken è qui con me. Cioè, se arriva anche Rao adesso. C'è Kazushi, l'unico che... La prova che mi vede fermi lì, magari si fa. È una sindrome da perosine. Questo è un altro. Distante, ma no, arrivo, eh. Ci sono anche persone non consone a noi. E non c'è il parcheggio? No, cioè è piccolissimo Liezer. Infatti sono tutte le macchine in fila ormai. Siamo all'uscita noi. Infatti guarda, quasi conviene che arrivate, partiamo e... Moro. Non si può fare Liezer. Sta riempendo di gente. Proviamoci. Siamo fermate di fianco a bordo strada. È più probabile quello. È più RP fermarsi nell'autogrill. Ma è piccolino questo qua. L'abbiamo già riempito. Arriva anche Kazushi. Va bene, va bene. Fermato? Sì, sì, sì. Anche perché non si può. Cioè, non si può fare altrimenti, mi sa, eh. No, beh, se fa il pazzo... No, non può farlo perché siamo proprio abbiamo creato un tappo incredibile. Quando arrivo io si prende il caffè, la briuscina e poi si riparte per questo viaggio. Come si fa nei viaggi veri. Guarda, l'unica volta che potevo arrivare prima, se faccio un incidente mi ritrovo di nuovo ultimo, bestemmio questa volta però, perché mi devo fermare. Niente caffè per Marco. No, non lo voglio il caffè io oggi. Anche se San Marco dovrei festeggiare... San Marco, il caffè si festeggia. io non bevo. Grande. Non bevo. Oggi è festa, oggi è il mio compleanno, mi bevo proprio un bello caffè. Non bevo, che fai? Ciao Vectorone, ti senti libero oggi per la mossa? No, stava dormendo fino a 2 secondi fa. È proprio più libero di lui, non c'è nessuno. Nonno libero. Ha cagato pure. Bene, bene. Si è liberato forte, allora. È arrivato Liezer che non deve fare questo. Ma c'era il parcheggio qua? Ma è piccolissimo Liezer, siamo dei camion giganti. Siete in due già pieno. No, c'è ancora... Anche no, perché sì. Ci sono pure i bot. Sì, no, c'è un... ci sono due autobus e l'altro camion. Dovrebbe arrivare Nicola, eccolo. Nicola è lì dietro. Faccio regalo a Madama, cosa cazzo vuol dire adesso? Poi per cosa? Non è successo nulla. Cos'è faccio regalo a Madama? Cioè, che oggi è festa, quindi sta festeggiando Sorcione. Ma che? Potremmo fare che si poteva scendere e andare dalla tour. Non so, tipo farming, dice. Chox sì, dice, o traccoso termoracolo, Moro riuscirà mai a raggiungere il gruppo? Non ce la faccio ad arrabbiarmi, ho i piedi sudati. Moro, ti do 5 secondi, parto, dai, 1. No, Marco, devi... No, sta arrivando, sta arrivando. Arriviamo, ci guardiamo tutti insieme il grande Lezgoschi. Manca ancora Arianna. È riuscita a far manovra perché sono crashato dove era salito. Come sei crashato? Io bestemmio, io l'ho detto che sono bestemmio. Vabbè, riparti da lì, ritorni lì, ritorni. Non so, c'è un caricamento. No, sono tornato qua apposta. No, è quando apri la mappa e ti fa il caricamento. Il preferito quello, ragazzi, lo guardo sempre. Ma sono andato a prendere il caffè. Grande Lezgoschi, senti che c'è il carro attrezzi qui che sta spingendo, però vuole andarsi. A fare avanti dito. Mi fa ridere il marinone. Perché alterna questi attimi di follia in mezzo con delle frasi di senso live troppo parla... compiuto. Live parla anche normale. Non è che... Sta arrivando. Sono, dove sono? Vedo. Amici, sono... a 3000 sub, intervista esclusiva a Marinoschi. Lo gli scrivo. Di chi?
perché poi? Cosa gli intervisti su? C'ho le mie domande. C'ho le, sulla sua vita, sui suoi sogni, ma sulla sua esperienza su Twitch. Sei invadente, sei. Sì, sì, sì. È un po' che non facciamo interviste, almeno invitiamo qualcuno. Porco Giuda! Che clacson acuto! Asburgo. No, non gli chiederò caffè o tette. Beh, oggi caffè, ragazzi. Festa. Oh, senti, io non bevo. Che devo bere, scusami. Allora, quando al pub ho preso la coca, vengo ancora preso per il culo per quella cosa. Ho detto, almeno prendo il caffè, che c'è un po' più forte. Lul. Non era Lul. Ho detto Lul. Io bestemmio! Okay, è arrivata Arianna, partiamo, dai, me ne frega niente di Moro. Farà un intanto, adesso lo aspettiamo, giriamo, questo, fa un incidente, ci sono, Marco. C'è un camion, non so se riesco a entrare, ragazzi, Non devi entrare, vai dritto, che no, usciamo no, noi. No, no, che vai dritto, devo prendere. Ciao Marvo, no, non sono Marvo, velati. Passo da dietro. Non ho preso, sai che non l'ho preso perché mi sono rotto le palle dei blind pack? Mi sono rotto dei blind pack, quindi non li voglio più. Ne ho preso uno, ho trovato la variant quella 50, cos'era? Quella di che tempo fa di me. Prego, prego. Però ho preso Vai. Land, Umberto, in variant. Non so se lo conosci, penso di sì. Sembrava carina la storia, sono a metà. Poi vi faccio sapere se è bello. Ti faccio da chiudi fila, faccio. Ma infatti, Umberto, una l'ho presa, anzi due ne avevo prese, una normale e una... E una variant incredibile che ho di là. Anzi, quella base l'ho regalata a Gibo, mi sono tenuto solo quella... Occhio ai cadaveri in giro, che tutti qua si trasceremo un po' di cadaveri. Ma perché a Napoli... Come siete belli sì, tutti in fila! L'ho letto così, Bino, non so perché, l'ho letto napoletano. L'hanno scritto anche prima che parte la pubblicità francese, non so perché. Ma come l'altra volta che partiva in tedesco. Uè, signora, accattate bella la maglia con Pikachu. I Pokems. Li vuole i Pokems. E qualche volta Barbie in tedesco. Vedi. Non sei di Livorno, Friggi. Sei di Gela. Come le sue battute. Non compro manga Dinit a meno che non siano venduti con un formato e prezzo consono alle altre case editrici. Capisco. Dinit è. Beh, Dinit è la casa editrice. La Dinit. Dinit manga. Questo è un po' di musica. O Dinit, insomma, come volete dire. Yam, 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 yam. Non in coppa, yam, yam, yam. Sì, non la so. Scusate, ti sorpasso su. Comunque, sì, costano tanto i manga di Dinit. Sono d'accordo. Però mi interessa. No, Arianna, cosa è successo? Eccoci ragazzi, qui. Arianna sapevo esplosa. Io. Lo sapevo io. Ariannina sta bene? Ma sei un bastardo. Ma non ti ho toccata, scusa, È successo molto dopo che ti avevo già sorpassato che sei esploso. Ho visto nello specchietto. Cioè, io ti ho sorpassato sulla destra, ti ho spaventata sicuramente. Ma Oxa superi da destra. Vabbè, ma cosa c'entra poi che sei esplosa, però? Ah, mi fa male il cuoppo. Non voglio... Dove ti butta, fammi vedere? Non si ingrande da crotero, sì. No, t'ha buttato dietro, aspettare ancora? Ma io voglio fare... A parte che sono rimasto indietrissimo. Quanto cazzo andate davanti? Io sono a cannone, come fate a essere così distanti? Ma amore, oggi... Ho detto il caffè sarà. Ma non l'hai preso? Prima l'ho preso. Ah, preso. Prima della live ho avuto il caffettino, sì. Tra l'altro volevo anche la briochina, ma non abbiamo fatto in tempo a farla io, Franco. La briochina è per le occasioni speciali, Non l'ho fatto apposta. Facciamo la constatazione amichevole. Col mignolino. Ma che è falso? Hanno
mi aspetta nessuno, devo piottare comunque. Ma se siamo stati fermi mezz'ora, cosa non ti aspetta nessuno? Siete. Io guarda che c'ho il camion labile. Poi mi insulti sempre che faccio cacare, che è vero, per l'amor di Dio, però... Ma se sei sempre davanti a fanculo tu. Ma se... Allora, sono due volte che voi partite addirittura la seconda gara, io devo... Sei sociale di merda. Sarò sociale, che ti devo dire? Non sto facendo niente di che, sto andando dritto io. Finché non mi schianto contro un muro come al solito, piove, non riesco più a girare, come al solito. Perché ho c'è la freccia? Non hai più il camion, Ari, che... Una che ti ha aspettato, guarda che fine ha fatto. È vero. Paga il capo, Ari. 165k hai dovuto pagare? Beh, sarà proprio esplosa in aria, allora. Sì, ho visto un bel patatrack, ecco, dallo specchietto. Non credo basti un 165.000 euro per un camion. Non lo so, forse sì. Beh, una volta, io mi ricordo quando ce l'aveva mio nonno, costavano diverso, però. Ma sul gioco 160.000 le compri. Mio nonno faceva... A parte che mi ricordo, non mi ricordo niente, mi raccontano i miei che sono morto prima io. Quanto costo? Sei morto prima tu. Di mio nonno, quando faceva il camionista, è morto prima che nascesse. Sono nato, volevo dire, è morto lui. Chiaramente sono ancora qui, spero di durare ancora un pochino. Dicevo, quanto costa? Non sono morto, confermo, motorice. Sono in vita. Non sono morto, non sono sopravvissuto alla morte. Spoiler. No, quanto costerà un camion normale? 70.000 euro, 80.000 euro, forse troppo. Beh, dipende. Ai tempi costavano così, però erano cose diverse. Anche 60.000 cosa vuol dire? Che da 60.000 in su o da 60.000 in giù? Usate costano 60.000. È un casino, Umberto, più che altro quel caso. Motrice Iveco usata 60.000. Come nuove arrivano anche a 100. Secondo me ha fatto bene a fare benzina. 20.000 sì, ma con un milione di chilometri. Usato 18k, è usato dove? Dalla Chicco? Usate anche 20.000, dicono. Ma 20.000 non è pochissimo, scusa. Qui c'è un... 970.000 km, vedi? Che anche per il camion vale... Ah, ma solo un pezzo, dice... Ho capito, ma c'era... Scusa, c'era una macchina della polizia dietro la curva di traverso? Cioè, lì anche frenando no, l'avrei prese tutte. E che ho evitato quella della polizia, perché di solito quella della polizia è dura. Gerla come me, su qui di fianco a me, eh? Perché ogni volta che muoio a fare un incidente lo faccio anch'io. Guarda, si è rimessa in piedi quella merda. Scusa, parte che sto bloccando tutto, mi levo, eh? Vai immediatamente all'officina, stavolta dovrò anche riparare. Ma non ho capito, non era un posto di blocco, si era rigirata delle macchine, semplicemente. Posto di blocco, amore non corrisposto. Quando ho rubato poi m'hanno preso, non anch'io ci credevo che avevo fatto botto, taglio sul ginocchio, la bici nel fosso, il pugno nell'occhio, come gibo sul gruppo. Mi è arrivata un po'. Povera, non nel sedere. Ah, non nel sedere, beh, sì. Con me. No, ho fatto la mamma. Ma dove siamo? Dietro. Dietro. Vabbè, non dietro. Sì. Arianna dove sarà? Non proprio, Sorge. Ci ho messo 5 secondi per trovare la rima. Che non era una rima, poi era solo assonanza. Cioè, era solo metri. La mia prima sbronza, anche la seconda, posto nella terza, stanza, ho cagato in ambulanza. Quarta, anche la quinta, anche la sesta. Comunque non so cosa mangiare dopo, dicevo. Dovresti farti, ma tu, i tuoi non fanno niente giù? Piano di sotto, dico, ovviamente, non giù, no, in Calabria. Non lo so. Tu c'hai parenti vicini, non fanno niente, di. Dici vado giù da mio nonno a scroccare? No, magari fanno qualcosa, una cena, un pranzo, no. Un'orgia, non so, cosa fanno i tuoi quando c'è festa? Un'orgia non credo le fanno. No, non le fanno, non credo, non c'ho voglia. Per quello, se no era un disastro, No, non lo so, pasta in bianco col tonno, olive, limone e capperi.
È quella che ti piace a te, che dici sempre quella lì. Ma non... Vabbè, giornata speciale, fai quello che vuoi. C'è un caffè, allora, la pasta col caffè. Bello quello, eh. Ma quello serve? Sì. Ma non lo so, adesso vedo cosa c'ho poi nel fridge. È andato troppo. Che sono rimasto palle, senza sale, non posso cucinare la pasta. Chiedilo alla vicina. Puoi fare lo stesso la pasta, eh. Come nei migliori film erotici. Mi serve il sale. La insaporisci con qualcos'altro. Cucini qualcosa di salato, cioè del guanciale, della salsiccia. Cioè, te ne sarai accorto almeno 8 anni fa. Un mese fa, che mancava poco alla fine. Guarda, a me a Francia è capitato di finire il sale grosso e basta. Però comunque puoi usare quello fine. No, ma perché noi credevamo che l'altra scatola fosse di altro sale grosso, invece erano due di sale fine. Però di solito finirlo completamente dura, ti ricordi? No, era zucchero, tra. No, però il sale fino c'era comunque, eh. Il sale fino c'era comunque. Di finire proprio il sale non c'è mai capitato. È vero che finisce tra poco il giveaway, io l'ho fatto ieri. La mia prima sonda. Non ho niente in frigo. Vabbè, ho capito, ma c'è un disastro per lo zeffone, perdonami. Non è il sale che ti manca. Ti manca vivere adesso, non ti manca il sale. Mangi due crepe. Non c'hai neanche la pasta, non c'hai niente. I mercati credo che oggi siano aperti. Sì, dopo devo uscire con Franci, infatti. Sono aperti? Chissà se c'è il nostro amico Chill. Saranno chiusi più a maggio. Amore, dici che c'è il nostro amico Chill? Chi è? È il nostro amico Chill, quello che ha il bar che ci fa il cappuccio. Poi... L'avevo già spiegato, è il ragazzo tunisino fortissimo. Ah, Innesseta unta! Ce l'ho fatta. In Alto Adige chiudono altre feste, non sono mai aperto. 1% di danni, per carità, però. Suc. No, adesso vado più lento. No, vabbè, 1% non succede niente. Non posso. Ma come fate a vivere con il frigo con due yogurt? Cioè, cosa mangiate? Fate solo. Siete ricchi, fate solo da sport. Ma sì, perché più che altro, se ti sono rimasti due yogurt, vuol dire che ce l'avevi anche ieri. Se siete ricchi, magari ordinate ieri, sempre. Ma non ti è venuto in mente di comprare qualcosa? A me viene l'ansia quando finisco. Quando sta per finire il sugo o qualcosa. È sempre pieno. Cioè, c'ho robe che. Quello no, perché magari non sono si... ricco. No, beh, è pieno anche il nostro. C'ho robe che si mantengono una volta a settimana fai il rifornimento. Sì. Cioè, noi di solito una volta. Sì, c'ho qualche affettato di quelli di merda. C'ho qualche formaggio. Poi c'ho. Nel coso sotto. Tutti ma poi non è possibile che non hai ma più che altro il frigo ma la dispensa se esatto, non c'è niente in dispensa. Qualcosa in scatola tipo tollo roba del genere, dei legumi, cioè, del sugo, del tosto. Io nel mio frigo appunto c'ho il pezzo, c'ho il cassettino sopra dove ci sono i salumi e i formaggi, poi c'ho il primo coso dove c'è gli yogurt e c'ho tipo qualche altro formaggio. Ho sbattuto sul niente. Il grana, il parmigiano. Zeffone, grazie. Ho sbattuto sul niente. Il secondo coso dove c'ho tutti i barattoli tipo con i capperi, le acciughe, le marmellate, tutti i barattoli di vetro, insomma, con tutte le robe. E io quelli ce li ho su al primo. E lì, e poi a destra c'ho un altro cassetto dove dentro c'ho tipo lo speck, la pancetta, quelli nei cubetti. Vabbè, ma quelli già speck e pancetta già sono cose particolari. Che però quelli li tieni che si mantengono tanto per un bel po'. Un qualcosa di scatola, prendo, possibile che non ce l'hai. E poi cosa c'ho? C'ho anche l'aglio lì. Poi nel coso sotto ancora cosa c'è? C'ho... Beh, quello ci sta a parte. Se riesci, tipo qualcosa di pasta fresca, tipo qualche tortellino o strofie o roba del genere. Poi c'ho i pomodorini, c'ho i peperoncini. No, se riuscite a fare spesa giornalmente è anche meglio. Però... Poi c'ho la cosa ancora più sotto, c'ho la piadina. Un minimo di cose di emergenza, c'è il peso ce l'abbiate comunque. Mi sembra strano. Qualcosa in scatola possiamo. Ma io ti ho detto, metti caso che si svuota il frigo, che comunque non capita, perché no, cerchiamo di stare attenti. Comunque la dispensa è piena di legumi, di. Esatto. C'è i piselli vari. Tonno, l'abbiamo preso ieri. Ogni giorno fa la spesa, cioè, mio papà lo faceva, faceva micro spese tutti i giorni. Se sei anche a casa in pensione, non hai anche. Mio papà faceva micro spese tutti i giorni. Vabbè. Però appunto mio papà è in pensione adesso. Infatti, se sei in pensione, prima non lo faceva.
è giusto anche una scusa per andare in giro e muoversi. Chiaramente non spendi come, cioè fai delle micro spese. No, esatto. È sì, anche una scusa per andare in giro e muoversi un po'. Magari quel giorno vai al mercato, fai la spesa al mercato. E... A me piace andare a fare la spesa, poi non mi. Cioè, non mi diverto a andare a cercare. Chiaramente, adesso che dobbiamo farla al weekend c'è un po' più di casino, però. Non mi piace. Anche il latte, cioè non è che se io e Franci prendiamo la cassona. Prendiamo la cassona, non la cassola, la cassona, e stiamo lì finché c'è. Poi siamo anche in due. Va bene, Zafone, facci sapere. Vabbè, Umbertone, c'hai anche un lavoro diverso, tu dai, ci sta. Beh, diciamo che se fai l'impiegato... Anch'io lo potrei fare, anche Boro lo potrebbe fare. Sì, bastano andarsi negli orari di punta, comunque, per non avere la gente in mezzo alle palle. Io poi con la casa nuova avrò anche il supermercato molto vicino, potrei anche effettivamente farlo. Io e Franci adesso stiamo andando più o meno una volta a settimana o una volta ogni settimana e mezza circa. Però facciamo una spesa da 40-50 euro. Sì, per la settimana. A volte dura anche di più poi, e vai perché magari ti manca quelle due o tre cose, potresti anche non andare. Io ci vado tipo il sabato, ma per comprare tipo delle robette per il weekend, perché poi il resto della spesa la fa mia mamma. Io vado il sabato così per prendere delle robe per il weekend, così, solo che al supermercato ci sono tipo un'ora. Perché vado lì senza un'idea. E quindi sono la persona più indecisa del mondo e sto lì ore davanti agli scaffali, fermo, immobile. Come i vecchi. Sì. A me capita, cioè di solito un minimo ce la facciamo di lista, poi improvvisiamo anche quando arriviamo lì, però. Ovvio. Mai, però, magari ti viene in mente quando sei lì. La principale, mai andare a stomaco vuoto. È successo più volte. Però è sempre mai avere fame, bisogna andare a fare la spesa, perché sennò con la fame tendi sempre a prendere più roba. Buzzurro e Gaspare! Compro roba della lista, perché le robe sono le robe che mancano, sì, a casa. Però poi la prendi sempre. Gattuscio, attento, ho fatto un incidente adesso. Sono nel weekend, voglio farmi qualcosina di più particolare, però non vado lì con l'idea di fare quella cosa lì. Ogni tanto sì, però vado lì, mi lascio ispirare da quello che vedo, quindi. Io ormai ce l'ho offerta, roba del genere. Perché io tecnicamente non ho mai fatto la spesa da solo, nel senso, proprio una spesa vera. Quindi dovrò iniziare a abituare. Sì. Ma poi ci fai l'abitudine, capisci cosa mangi di più, cosa alla fine prendi, ma non mangi. Solo roba da mangiare. Sarà un casino le prime settimane. Ma la roba fuori dal mangiare, anche quella dovrò comprare. Ma ti abitui poi. Sì, no, poi mi abito, anche perché devo capire bene quanto spendere e tutto. Rimarrai sempre senza carta igienica. Io e Franci ormai abbiamo il nostro equilibrio. Quando sei in sconto su Amazon la prenderò tre pacchetti giganti, sono a posto. Poi magari a volte qualcosa mi dimentico io, si ricorda Franci, quando si dimentica lei mi ricordo io, quindi bene o male abbiamo trovato il nostro equilibrio con la spesa, siamo proprio... No, lo so che non è una cosa complicata, però bisogna anche abituarsi un attimo a farla, capire bene cosa prendere, cosa non prendere, poi dipende anche dalle vostre esercizio anche. Perché per ripeto, capire. Inizialmente magari fai l'errore che prendi qualcosa e poi ti rendi conto che quella cosa lì non la mangi sempre, sì, quindi ti riesci a regolare. La togli, sì, pian piano ti abitui e poi hai una routine poi dopo classica di fare lo stesso, quasi lo stesso giro al supermercato e fare le stesse cose. Dovrò abituarmi pian piano. Fortunatamente ho veramente. Va bene, dovrò andare all'S lunga. Però sia l'S lunga. Che ricco che sei, lieto. No, ma sei pazzo. Perché ho l'S lunga letteralmente a 100 metri a piedi, Mark. Ho capito, ma costa di più. Però. Ho l'UNES a 300 metri. Anche l'UNES costa tanto. Ho capito, sono quei due, non è che posso fare. Lo so, lieto. Vabbè, che tu sei da solo, magari. Sì, sono da solo. Però comunque costano tanto quei due, te lo dico. In caso vado all'UNES, magari un po' più. Cioè, meno costoso. Ultimamente i miei si stanno mettendo che è un casino l'UNES. Infatti, non ci va più. Però sono veramente gli unici che ho. Che letteralmente posso andare a piedi in 5 minuti. Purtroppo, se non avete altre soluzioni, ok. C'ho un Lidl, ma il Lidl è un po' lontano. Abbastanza, cioè, non posso andarci a piedi. No, io ormai mi abituerò a iniziare a prendere roba. Sono pazzo dell'Aldi ormai. Solo S lunga, roba del genere. Pian piano troverò le offerte. In caso diventerò come tutti quelli che vanno nei vari supermercati, prendono le cose in offerta. Quindi andrò sia a Luna, sia alle lunga, farò un po' in po'. Vabbè, che si porta lo facciamo ogni tanto io il carrellino, quello delle signore anziane. No, alle lunga mai, ci andiamo mai. No, io non devo. Facendo così non devo prendere. Cioè, guarda che non ho la macchina. Comunque andando a piedi posso. Tanto una spesa per me da solo non ho neanche. Cioè, avrò due borse, non è che avrò. Forse sono comunque tante.
Sì, però a parte se devo prendere l'acqua, beh, cazzo, devo prendere l'acqua. L'acqua ti prendi il depuratore, ma fa un culo. A parte che infatti volevo fare quella roba lì, effettivamente. Io e Franci più che altro la prendiamo perché non ci fidiamo delle tubature. Sì, devo usare i volantini. Ma comunque sì, la spesa per me da solo non è tanta. No, l'abbiamo fatto qualche volta, ma non mi fido lo stesso. Pure prendo un carrellino, sì. Però vabbè, c'è da dire che l'acqua la prendi un bel po' una volta, esatto, ti fai la scassina ogni volta, una volta su, di... È sempre più ecologico farla... non farlo, chiaramente. O se c'hai, tipo, noi giù in Calabria c'era l'acqua al campo, c'è il campo da calcio con di fianco la sorgente, lì la prendi alla sorgente e via, però non sì, ce esatto, l'abbiamo qui. Posso fare, esattamente, posso fare quella volta ogni tanto, faccio la spesa online, me la portano quando devo fare l'acqua, così mi portano 10 casse d'acqua, cioè io lì, me le tengo lì. Una volta ogni tanto posso fare la spesa online e me la porterò pure. Alla fine non è così grave la situazione. Beh, a livello ecologico la cosa che dovresti fare è andare dalla sorgente o fare quella del sì, comune. Se ti ordini le casse a casa, comunque le casse... Potenzialmente ci ho vicino anche quella, tecnicamente, perché tanto sono paesi piccoli. Ci sta, vecchia, che sia peggiorata, eh. Ci sta, ci sta. Soprattutto magari che non la controllano spesso. Ma io vorrei fare il depuratore, cioè quello della... Controllano e la controllano per forza spesso. Ma i comuni giù, bisogna vedere che comune beh, c'è. No, ma comunque, cioè, non è che devono controllarla delle persone esterne, cioè quello, come si chiama, la fabbrica dell'acqua, il... Sì, Francini, è meglio stare attento. Il coso di depurazione locale, quello lì... C'ha sempre i dati. Infatti, sotto io, ma infatti io, che... amore, infatti noi la prendiamo perché non ci fidiamo. Preferisco di no. Poi io vorrei prendere il depuratore, sì, però vediamo in caso. Perché a me che altro mi dà fastidio proprio prendere le bottiglie d'acqua di plastica. Cioè, no, ma quello siamo d'accordo tutti. Siamo d'accordo. Vorrei fare mio papà aveva fatto la tessera del comune e andava a prenderla lì. Sì, al... sì, sì, c'è anche qua. Però c'è... anche lì devi usare la macchina perché comunque lui no, si riempiva la macchina. Sì, e... ovviamente sì, o vado ogni giorno a riempirmi una o due bottiglie, però non ha senso. Chiaramente così che devi fare. No, io cerco. Se riesco faccio quello in ma casa. Ma sei caduto un'altra volta? No, no. Pace. Sì. Ragazzi. I tempi di reazione di Moro. Con le moto tutta moscia. No, perché stava parlando, diglielo Moro. Sì, sì. Stava parlando gli Ezra, comunque, però non importa. Io ho già raggiunto gli altri. Stavo leggendo la chat. Oddio, non gira più la mia cacca. Comunque, quanto spendete voi, Marco, di spesa, se puoi dirlo? Ma dipende dalla settimana, ti dico una media 40-50 euro, oscilla. Sì. Ma a volte andiamo perché mancano delle cose ma non finiamo tutto. Io ho fatto un calcolo di un 35-40 euro a settimana da solo. Circa stare sotto i 200 euro al mese, secondo me ci si sta da solo. Ma poi comunque sai, comunque non spendi tutto quello che compri, ci torni perché ti manca qualcosina. No, ovvio, sì. Ovvio. E poi magari c'è la nonna che ti dà qualcosina, ovvio, magari. A volte sì, capita sì. La nonna io di Francia che un amore ci dà il formaggio. Avevo fatto esattamente lo stesso caso. Questo era una sapienza, ragazzi, non era nulla di che... Considerate poi che Franci non è una mangiona, quindi... No, vabbè, troppo appunto io essendo da solo, anche io ho calcolato un 40 settimane. Cioè stare sotto i 200 al mese, ma ci può stare. Sì, secondo me ce la puoi fare. Ma ce la fai anche in due, secondo me. Cioè, dipende sì, poi cosa prendi. Poi chiaramente sì. Dipende dove vai. Sotto noi andiamo all'Aldi che al mese. Molto econo. 200. Noi andiamo anche all'Aldi che si spende poco, cioè, però se andate magari in un altro più costoso. Fossi sola, manco 100 euro. Sì, te Franci sì, che mangi anche meno, probabilmente sì. Anche perché poi per esempio io prendo, che ne so, i fiocchi di latte e... Cioè che da solo è ancora più difficile perché... Sì, perché non ci sono le cose monoporzioni, esatto, comunque cioè... sempre prendere le cose un po' più grosse. Però cioè, magari quelle ti durano, cioè se sono conservabili ti no, durano. No, perché tipo che cazzo ne so, prendi... mangiare dei tortellini ti inculo. No, sì, tortellini tanto la porzione per due, per uno lo sappiamo è vero, per uno comunque è un po' troppo. Non lo so, io quando ho fame me la mangio tranquillamente. Se li fai a mezzogiorno te li puoi volendo mangiare alla sera. Sì, puoi fare una cosa del genere e fai. Però per sono pochi. Vabbè, mangi. Quello è il problema di merda. Allora, a mezzogiorno mangi la porzione singola per te e quello che avanza più qualcos'altro lo mangi alla sera. Però hai comunque mangiato due volte. Poi i tortellini non li prendo mezzo, mai, dico la verità. Secondo me è fattibile. Non sono così fan. Cioè, i tortellini, se sono dove li fanno buoni, ok, ma quelli commerciali mi fanno poco. Ti fai un primo e poco di secondo. Ma io in realtà esatto, a pranzo mi mangio solo il primo, eh. No, però dico, ma se io sei pure, da solo, la confezione è 150, facciamo... ti fai 150 a pranzo e poi 100 alla sera più qualcos'altro per fare il pasto completo. E sei a posto, hai mangiato comunque due volte praticamente con una confezione sola.
C'è un camion che ha fatto un movimento strano. Io non mangio, io adesso comunque, a parte sempre quel problema di stomaco, tutto, devo mangiare meno, quindi io non mangerò tanto. Fai sì, una sì, media, ma mangerò una media tra Francia e Marca. Poco tanto, comunque, perché... Cioè, non è che ti cambia... Cosa? No, che magari ti compri quella cosina in più, quello vabbè, le cose extra, sì, ovvio. Qualche sfizio te lo cioè, devi da, anche. Da 1 a 2 il pacco di pasta... sì, è vero, ti dura... ti dura il doppio. Ma poi, dipende comunque sempre... così tanto, no, quindi... però ti dura comunque dipende doppio, anche tante volte, perché non sempre andiamo tutte le settimane perché ci dura di più, oppure, che ne so, una volta magari spendiamo 30, una volta capita che spendi magari 55, un po' di più, no, l'altra beh, ci sta, cioè dipende, è sempre una variabile. 40, cioè, è sempre, sì, perché poi ripeto, quando vai a fare la spesa di nuovo, perché magari ti mancano 3-4 cose su 10 che hai preso, però le altre ce l'hai ancora, quindi sì, non è che rispendi sì, di sì, nuovo, sì, cioè, è una variabile. Ma comunque io ho fatto mediamente calcolo, sarà quella lì. 40, massimo 50 settimane, da solo, ormai anche meno. Latte senza lattosio è sempre... 50 settimane per stare sì, larghi. E anche per prendersi qualche sfizietto ogni tanto, giusto? Io un pacco di pasta integrale mi è durato tante paste, eh. Adesso che non c'era Franci che pranzavo da solo e lei non gli piace l'integrale. Tre mangiate abbondanti, ne dovrebbe durare 6, ma va bene lo stesso. Io di pasta ne mangio 100 grammi, quindi alla fine mi dura... Sì. Di solito cos'è? Mezzo chilo, mezzo mi dura 5 pasta. Guarda, io quando ho tanta fame che voglio esagerare arrivo 120. Massimo a 120-130. Sì, e poi al massimo quello, mi aggiungo verdure. E poi io mangio solo quello, quindi... Poi ripeto, col lavoro che facciamo noi, comunque non è che consumiamo così tante energie... Quindi non è che ci sia. Io faccio 50 e 60 grammi. 50 proprio. 50 cioè, dopo anche quando andavo in palestra. Io mangio solo quello. Neanche quando ero in definizione. Adesso non torniamo sul discorso dei grammi di pasta. Perché... Però io mangio solo quello, ad esempio. Io mangio solo 100 grammi di pasta. Sì, anche io mangio solo la pasta. Quindi ne mangio anche 120. Un po' di anche io, però. Senza secondo, ovviamente. Cioè, in palestra ci avrai i tuoi ritmi, chiaramente. Brinzo. Sì. Io quando facevo anche in definizione 50 e 60 era troppo poco. Proprio non mi bastava. Almeno 80. Sono proprio schifoso. 80 con le verdure. Beh, è schifoso, Bino. Se tu riesci a resistere con 60 grammi e stai bene, guarda, risparmi pure. Meglio così, risparmi. Figurati. Ma mangerai anche qualcos'altro. No, ho detto che mangia solo quello. Magari non è un mangione. Però ma meglio così, risparmi. Mi risparmi, cosa vuoi di più? Se sei sazio e non hai problemi, tanto meglio. No, spero che tu non abbia problemi. No, no, infatti, se non hai problemi, riesci a resistere così, no. Così? Io ho trovato un trucco per smettere di mangiarla come una merda. Ma io ti ho detto, io aggiungo la verdura. Quando ho tanta fame, la metto verdura, tanta verdura, mi sazia. Ti riempie lo stomaco, ti sazia. E poche calorie, fa bene. Dipende dalla verdura, ma sì, la maggior parte della verdura non però, mi... Io se metto una zucchina, mi riempie. In il più problema alla è che pasta. La verdura costa. Siamo sempre lì. Cioè, non è... Chi ne le prendi? Alla fine. Io la verdura la prendo sempre. Ogni volta che vado prendiamo una verdura. Gerla? Perché Gerla è al contrario? Che è successo? Vabbè. Io mangio e mi lavo i denti subito. Vabbè, ci sta. Non lavare i denti subito dopo mangiare. Vabbè, Gerla. Cioè, subito dipende quanto. Cioè, grazie alla tavola vai a lavarti i denti, non fa troppo bene, mi pare. Però ci sta che mai li interrompe, che poi sa di mentolo, no, non c'ha voglia di mangiare. Ma non fa molto bene. No, anch'io sapevo che bisognava aspettare qualcosina, mi sa. Oddio, la pioggia non mi fa girare! Sì, più che altro voglio gustarmi un attimo il sapore della pasta in bocca, anche solo per una questione di... No, comunque appunto io avevo i fusilli integrali, che ho fatto l'ora di prendere solo un pacco, infatti non c'ho già più la pasta integrale, perché Franci non la mangia. Mi è durata comunque un bel po' di pasta. No, ma quello lì anche... Cioè, che trucco 500 grammi. Cioè, anche io quando ho smesso di... Quando ho finito di mangiare che mi alzo la tavola, poi non è che non rivado a mangiare dopo. No, assolutamente no. Io faccio poi merenda al massimo dopo 2-3 ore. Un bel po' di ore, ma... Io di solito mangio appunto all'una, quando finiamo la merenda la faccio di solito alle 3:30-4 e mangio alle 7. Ma poi è difficile anche dirlo, perché ci sono tipo pomeriggi dove non ho fame fino alla sera e pomeriggi dove dopo 2 ore ho già voglia di merenda, quindi non lo so. Spesso pomeriggio non mangio neanche, magari proprio solo il caffè e basta. Dipende dal pomeriggio, da... Porco Giuda! Io attualmente veramente non mangio più tanto. Faccio un incidente. Infatti non vado neanche più io you can eat di sushi, perché per me sono sprecati. Non mi ha più, a parte per il sapore, tutto, che ormai sono abituato a sapori diversi, ma proprio perché non, ormai la spesa dello you can eat non giustifica quello che mangio, perché mangio meno di quanto tecnicamente non è mai
Non l'ho mai stata giustificata. No, una volta sì, una volta mangiavo veramente ma tanto. Ti adesso apposta, preferisco però... andare in un sushi normale. O vabbè, ma lì lo fai anche normale. Per gola, ci sta. Cioè, vai fuori a cena, ti va di mangiare un po' di cose diverse e via. Non è che lo fai per forza per fare. Ho sbagliato l'uscita. Mangio talmente meno che non ha più senso andarci. Ho sbagliato l'uscita a 16 km, io mi sparo. Aspetta che torno indietro. Non mi ha più senso andarci e vado negli sushi, magari che paghi il piatto, sono un po' più buoni e mangio e spendo uguale allo look and eat, però mangio un po' meno. E Sorcio, il problema è che poi se tu vai allo look and eat, beh, poi anche psicologicamente mangi di più di quanto hai effettivamente voglia, perché tanto dici ho pagato, mangio il più possibile, poi dopo magari poi stai male, comunque ti senti veramente gonfio. Io non ci credo che a 16 km sto sbagliando tutto, eh. Ma Alessandro, hai sbagliato completamente. No, allora, in un ristorante truffa o stellato, sì, perché col cazzo spendi molto di meno al menù alla carta. No, più che altro la qualità non è uguale. Spendi molto di meno, dipende quello dipende lì. Dipende cosa prendi, però comunque la qualità non può essere uguale al menù. Io se ho un look and eat spendo 30 euro, di solito alla carta ne spendo 20 per essere sazio come lo look and eat. No, io probabilmente alla carta ne spenderei 40. Però la qualità è completamente diversa, cioè non posso paragonare. Però comunque preferisco spendere un 40 mangiando vabbè, bene che sì. 30 all'Ulkenit, che vabbè. No, ma che ci sono tanti alla carta che c'ha la qualità dell'Ulkenit, è vero, eh. No, però è vero, sì, però eviteteli. Cioè, ma si vedono da fuori che sono... Sì, si vedono da fuori. Sceglieteli bene. Sì, dipende cosa ordini alla carta, perché per esempio a me che piace tanto il salmone comunque un po' ci arrivi alla scusa... Infatti anch'io, probabilmente io farei come Liezer, io spenderei sui 40 o 40, 35. Però so che mangio bene, che comunque è una qualità decisamente io sono sicuro che alla carta, cioè a meno che non prendo cose cinesi, quello sì, allora. Beh, ma se vado quello cinese, giapponese, con me non sì, pago meno di... Guarda che poi non so neanche un gran mangione perché... di sushi, cioè preferisco la cucina giapponese l'altra, esatto. Non quella del sushi. Vabbè, ci sta, Sagami, quello lì ti costa meno sicuramente. Avevamo speso 35 quando siamo andati, abbiamo mangiato da Dio. Ma io a Sagami, volevo assaggiare delle cose. Sì, secondo me se vado con Francia adesso spendo anche... Sì, spendi meno. E volevo provare delle robe. Ovviamente se vai a mangiare pesce vai a spendere più, ovvio. Però se mangi un cinese o un giapponese non pesce spendi molto meno. È sempre comunque pesce, però non è nel sushi. No, lì Sagami non era pesce. No, dico, c'è l'altra cucina giapponese, cioè comunque c'è delle mangi gamberi, crostacei. Ah, beh, sì, gamberi, sì, quelli costano meno. Roba così, ma anche carpacci di salmone, di... Costa comunque meno. Costa comunque meno. No, ma il modo per risparmiare mangiare bene c'è. Tutti gli antipasti giapponesi, poi vabbè, i ravioli giapponesi, il ramen, tutte quelle robe lì, per me sono nettamente migliori del sushi. Sì, ma poi, no, beh... A me del tonno no, il tonno giapponese non è buono niente. Grazie Baru. No, ma il tonno giapponese, dico. Il tonno giapponese è qualcosa che... Oddio, che drappata. Non mi interessa, non è il fatto della bontà del pesce. E che proprio non mi... Cioè, mi piace di più la roba più complessa del nigiri di tonno, del nigiri di salmone. Allora, se io dovessi andare in Giappone... Tipo, se io fossi in Giappone ti direi ramen e soba. Le mangerei tranquillamente tutti e due. Anche io. I ravioli, più del sushi. No, ma in quel caso più. Però se mi metti il tonno, ci penso. Perché il tonno è proprio buono in Giappone. Anche da... No, ma lo mangerei anch'io. Però preferirei sushi. Comunque le altre robe. Che è un mese che non mangio sushi, effettivamente. Ma pure noi, perché ti ho detto. No, allora a me viene voglia di salmone. Ma tanto il salmone va bene sempre, bene o male. Quindi se hai voglia anche solo di. Ma sì, va bene, quello non è che. Poi sì, ci sono salmoni migliori, chiaramente peggiori. C'è comunque sempre una differenza di qualità. Però comunque il salmone è sempre quello. Però ti dico, il problema è proprio il tonno. Il tonno sono proprio rimasto inchiulato adesso che lo voglio mangiare in Giappone. Perché qua non ce l'ho e non lo avrò mai il tonno come in Giappone. Comunque, se riusciamo sabato andiamo a quel posto là, Roppongi. Sabato sono dai miei. Noi forse andiamo lì, se riusciamo a prenotare, perché non si può prenotare ancora. Se c'è posto andiamo lì, poi ti facciamo sapere. Io mangio solo macchie, per me i macchi è proprio... A me piacciono. No, a me piacciono, sono sfiziosi, dai. Sì, ma perché cazzo... No, i macchi, quelli... Immagino i macchi proprio. Quelli tondi con l'alga intorno nera e il pezzetto di salmone nel mezzo. O quel che è. Gli osomaki. Gli osomaki. Quelli piccolini, sì, quelli piccolini.
Gli Osomaki sì, ma sono sfiziosi, dai. Ci sta. E quelli sono giapponesi, quelli sono nati lì. Gli Uramaki invece non sono giapponesi. Sono sfiziosini, sono piccoli. Ecco, a me fanno cagare quando mettono il cetriolo. Sì, cetriolo non ha senso. A me piace il cetriolo. Vabbè, ma l'avocado ancora si amalgama, ma il cetriolo che è tutto morbido con sto coso duro, cioè... Veramente non capisco. E mi piace il cetriolo, ripeto, però non c'entra niente. La prossima città è... Non voglio tornare indietro. Amore, adesso ho voglia di mangiare giapponese. Però non ci andremo. Noi diamo oro Pongi e se non, se non c'è posto poi andiamo al ramen. Però non so che ramen andare. I maki quelli lì è... Io ti dico, Liedar, comunque sono troppo acquosi quelli che ci sono qua. Non... Lo so, però avevamo voglia di ramen, quindi per di ramen di provarne uno. Io tutti quelli che ho provato, anche il lead fatto da loro quando ero andato a Milano, che era comunque buono, non è cioè comunque troppo acquosi. Non... Mi ha rovinato, andare in Giappone mi ha rovinato completamente. Mi ha rovinato completamente. Te lì, cioè, l'unica cosa non mangi neanche il pesce, non mangi, quindi. Alicetta mangiava cose più... Sì, Alice mangiava... Più soft, più tranquille. Vabbè, più soft, sì. Più leggere, mangia più leggero rispetto. Beh, cioè, non mangia la carne, nozza, quelle cose. La carne non la mangia. No, però per me i maki. Sì, lei non mangia la carne, proprio come, mangia, è proprio come mangiare la pasta in bianco. Cioè, e guarda che riso in bianco. Quasi, ma sono sfiziosini i maki, dai. Quasi, quello che sto diventando. Non prenderei mai, cioè, solo pesce. No, ma non considerare alla carta, dico magari all'all you can eat. Ma anche all'all you can eat non li ordinerei mai. Cioè, mi riempiono e basta, perché dovrei mangiare quelli. No, sì, i maki è proprio l'ultima cosa che prenderei, effettivamente. Io li prendo magari a rullo, capito. Prendo i roll, quelli con tutto il pesce intorno, il riso dentro e il pesce anche sopra. Io i maki di solito li prendo a rullo, quando capita, perché a rullo... Li prendo se che cazzo ne so... In un buffet ci sono. Sì, in un buffet ci sono. Poi neanche, ci sarà altra roba del buffet che preferisco mangiare. Quindi... Beh, proprio no, i maki sono l'ultima cosa. Però per dirti, anche lì, non per ritornare a essere ridondante, anche perché c'hai un botto di pesce. Sì, comunque, Giappone è solo pesce praticamente. C'è molto buono il maki. Il maki, il tubo di viso. È il tubo che prendevamo tutte le mattine al 7-Eleven. Però io uso maki. Sono il tubo di alga fuori, riso e... Ecco, lì, mamma, quanto mi sono ammazzato di quelli al tonno, dei tubi al tonno. Li chiamo tubi perché avevamo iniziato a chiamarli tubi in Giappone per scherzo, ma sono rimasti tubi. E che quanto erano buoni. E comunque, cioè, anche quelli al Family Mart da 70 centesimi sono comunque più buoni di tutti quelli che abbia mai provato qua. È incredibile questa cosa. In Giappone c'è tanta, anche tanta carne, sì, perché ci sono gli yakitori, che sono i classici spiedini, sono tutti grazie fardi. Sono buoni. Grazie fardi. Anche il karage è buono. Karage, cioè la completamente dipendente. Cioè, infatti, cioè io preferisco tutte quelle robe lì. Cazzo, karage sono buoni. Ma no, quelli lì, devo dire la verità, li possono fare buoni anche qua, perché comunque è il discorso che facevo l'altra volta. Qui hai tanti anche cinesi che te lo fanno per la tradizione cinese. Giapponese è già più difficile, quindi già cinesi che te lo fanno per bene ci sono. Questo cazzo è una cotoletta alla fine, cioè, sì, poi vabbè, fatta in modo un po' diverso. Anche se io, per esempio, nonostante si faccia col maiale, lo preferisco col pollo. Sì, anche io. Perché è più leggero, mi piace il sapore. Ma infatti anche a casa facciamo se facciamo la cotoletta. Di pollo, a me piace tanto di pollo. Maiale. La cotoletta la preso anch'io di pollo. Però so che si fa col maiale, chiaramente. Però... Sì, quella vera è col maiale. Tonkatsu vero. Che poi l'abbiamo mangiato. Noi a Nagoya l'abbiamo mangiata. A Nagoya l'abbiamo presa col maiale ed era. Sì, effettivamente si scioglieva in bocca, Però. Marco, ti sei disconnesso per quale cazzo di motivo? Perché sono arrivato. Sì, ma allora chiudiamo. È vero. 45 minuti. Pensavo fosse l'una. Mi avete fatto venire anche fame. Volevo andare a mangiare. Fammi aprire il puzzo. Io sapevo che avevi spento già il cervello, tu. Vabbè, ma sono arrivato. Non è che non sono arrivato. È festa, è festa, Marco. Ci sta. Poi non è che dici tu sono uscito a caso. No, non ho fatto la fifata, ho finito io. Ho fatto la fifata. No, io ho finito. Se te vuoi che siete letti come la merda, fatti finito. Che c'entra? Ma sei uscito? Cosa vuol dire? No, non è come FIFA. FIFA non avevo finito la partita. Qua ho finito la mia. Mi piace il modo, mi piace la tua. Fai la scimmia. L'uomo medio fa. Guarda, dove cazzo sei? Sono qui dietro, arrivo. Sono arrivato. Hai fatto già arrivato. Non ho fifato. Voi fifate. Quanti posti ci sono? Ci sono due posti. Ma poi di cibo giapponese c'è. No, allora, ho due posti, volete. In Giappone sì, è che qua di cibo giapponese non è. Cioè, ce n'è tanto, ma è tutto sbagliato qua il cibo giapponese. A parte il salmone, che è quello uguale. Sì, fammi non mi accelera, molto lento. Anch'io mi è venuta voglia un po' di salmone. Di... Sì, anche però. Un pochino. Si è spento, che non ha. Mi piace la filolo, quello laggiù, con la licenza poetica.
Io vorrei mangiare un okonomiyaki vegetariano. Ci sono? Sì, ci... Ah, vegetariano. Allora, già lo con... chiedi, credo te lo fanno. Allora. Ci sono. Ci sono posti a Milano che lo fanno anche abbastanza buono, non ai livelli giapponesi. Vegetariano credo che ci sia. Io ho visto il video degli Hakamet Moro, che erano in Giappone, insultavano tutti quelli che dicono che sono buoni gli okonomiyaki, no, i takoyaki. Perché loro dicono che anche provati buoni, alla fine è buona la pastella, non c'entra niente il polpo. Io sono d'accordo, però. Io sono d'accordo con chi dice, cioè, io le apprezzo. A me piace. Premetto che io li apprezzo. Però effettivamente il polpo, cioè, sa solo di pastella e glassa che gli metti sopra. Sì, ma è buona la pastella e tutto. È sfizioso, però effettivamente il polpo non cambia niente. È un cibo da mangiare mentre sei in giro. Cioè, il polpo è buona la consistenza dentro quando lo becchi che... No, Alessandro, allora, io lo dico da apprezzatore dei takoyaki, hanno ragione. Cioè, sa di pastelle e di glassa che li metti sopra. Ma il polpo... quello, non è che... No, ma infatti, ma io, a me piacciono, io me li coglio. A me piace. Però dico, effettivamente, se uno mi fa un'opzione del genere, un'obiezione del genere, non gli posso dire niente. Cioè, probabilmente se ci metti perché c'è un sacco di pastella. Se ci metti dentro un pezzetto di pollo, probabilmente è buono allo stesso modo. Probabile, sì, sì. È che la pastella e la glassa sono talmente tante, con sopra anche... Tra l'altro mettono sopra anche il coso, il pesce secco, e effettivamente coprono tutto. Cioè, il polpo senti solo duro, non serve a niente. Infatti non apprezzo il polpo, ma i takoyaki duro, mangio, infatti. Morbido. O supremo termonaco, il capo ha fifato, bisogna chiamargli Oshi. No, fatto mi dissocio. Prendere un altro. Partiamo da Paris. Ma che poi sono rimasto 500, nel convoglio 600, o... No, mi sa di no. 500, io li ho assaggiati 600. Solo una volta i takoyaki, non mi sono piaciuti. Ma devono essere anche fatti bene, perché... Comunque deve avere una pastella decente, una glassa decente, tutto decente. Vai, portiamo delle... Quelli li ho assaggiati in Giappone, effettivamente sono un po' più morbidi, però li trovi buoni giorno, anche qua. Sì, ma li trovi buoni anche qua, secondo me, quelli. No, quelli ci trovo anche qua. Quello ancora, mi sono rotto i coglioni, ragazzi. Quelli non è... Ecco, le salse forse... Le salse sono diverse, salse, però... Salse ok, ma il takoyaki... Il takoyaki di per sé è pastella, fare, sì. Cioè. Si fa anche qua. Ciao, se c'è qualcuno che vuole rientrare, questo è il momento giusto. C'è un posto, credo. Le salse sono tutte diverse in Giappone. Dobbiamo prendere anguri e Parigi? La ponzu è diversa, anche la salsa di soia è diversa, è un po' più... È diversa dalla nostra, la salsa di soia. Però sarei molto curioso di provare le salse. Le salse sono tanto diverse. Sì, non vi aspettate adesso chissà cosa, però sì, sono diverse comunque. Come si fa? L'ho fatto prima del sedile, qual era? Era 3? T. Non era T, con T spegni il camion. No, ho sganciato il puppo. Era F4, grazie. Comunque sì, il karage... È buono. Ero morto il karage. Perché è buono, è fatto veramente bene come lo fanno là. È pollo fritto, quindi non fa bene, però... Beh, è veramente, veramente buono. Chiaramente devi darti un contegno, quello che non hai avuto tu, però sì, devi darti un contegno. Però come io col tonno anche, ammetto buono, che... È veramente tanto buono. Però. Dove si deve andare qui? Che poi... girare. A destra. Il fatto è che te lo fanno anche pagare pochissimo. Perché se il karage lo trovi ai combini. Ti ve voglia. Non lo trovi ai combini easy, però. Se lo mangiamo là fa bene, sì, giusto. Tra l'altro, stavo pensando quasi di cambiare sì, amore. I soldi. Che c'è il cambio adesso euro yen, che è al massimo assoluto mai stato così alto nella vita. E pensavo di cambiare un po' di soldi in prospettiva di un eventuale futuro viaggio in Giappone. Ti fermo qua, va. Devo dirgli a Gibo di cambiare i soldi. Tanto più. Ma Gibo chiede consigli, glieli dai, poi fa quello che vuole lui. E allora? Io mi sa che gli dico di cambiare, perché è a 165 adesso. Cioè, quando siamo andati noi era 140. Mi ha chiesto consigli per qualsiasi cosa. Gliel'ho dati, sta facendo l'esatto posto. Sai che allora, che me li chiedi? Cioè, cambiare, se in prospettiva di un eventuale futuro viaggio in Giappone, di cambiarne già adesso un po' di tenerli lì. Poi magari, quando tra 2-3 anni, magari sarà ancora più alto, però potrebbe anche calare, quindi... Tanto li hai cambiati a un cambio favorevolissimo. Sì, no, ragazzi, sono delle figure attualmente a 4 euro. Sì, sì, no, adesso col 4, cambio... 4 euro e 55, e a Luca ve le fanno pagare 50 euro. Paghi niente adesso se compri in Giappone.
Adesso io l'ho detto a Franci, rivedendo anche i video degli altri che stanno andando, probabilmente avrei comprato ancora di più, mi sarei preso anche una valigia. Avremmo risparmiato secondo me sui 300-400 euro andando adesso. È per quello, quelli li avrei spesi in cagate probabilmente. Anche solo con alberghi e tutto avremmo risparmiato sui 400 euro. Mi metto in fila qui, Nicola attento. Mettiti lì a destra, cioè qui sulla strada a destra e via. Vai un po' avanti che mi metto dietro di te. Eccoci. Va bene Alice, ti mando i soldi. Vabbè, sono già arrivati in realtà, aspettiamo un attimo, vediamo. Sì, sì. No, però oggi non sto scherzando, ci stavo veramente pensando di cambiare un 500 euro in yen e tenerli lì. Sei sicuro che tanto ci vai? Con i diorami. Quello... Francia ha preso dei diorami di Pokémon a 2 euro che a Lucca costano 20, 25, 30, cioè roba assurda, C'è anche banalmente, che ne so, Misty con Stario e Starmie, l'ha pagato 2 euro da Don Quixote. C'era una bancarella nelle fiere, te lo vendono a 20, a 17, cioè roba assurda. Grazie, le ghiaccia. Piccolini e anche grandi. Roba di Toriyama, poi facciamo sta. Giusto per averli lì cambiati con questo cambio, poi se sarà ancora più favorevole la volta io sto andando... tanto... ma io sto mi sto muovendo. Diorami, cosa vuol dire? Fatti no, dioramini, ma sì, cos'è? PVC, plastica, non so adesso bene. Che manca? Poi vabbè, in realtà vi sto dicendo, anche se uno non va in Giappone, la scoperta dell'acqua calda che nelle fiere vi fregano spesso. Beh, ovvio, ma mai, quasi io mai nelle fiere, guarda, l'unico affare che ho fatto in fiera è un ragazzo a Torino Comics che stava chiudendo la bancarella, mi fa, guarda, mi ha avanzato questo, lo vuoi, so 5 euro, mi sono preso un Rock Lee. Quello Rock Lee per bene a 5 euro. Proprio, l'unica cosa che puoi fare sto mettendo sono via. Comprare cose che hanno già un prezzo stabilito, tipo metti un pacchetto di carte che costa 5 euro, se te lo fanno a 5 euro un pochino meno lo prendi, se no no, però quello perché sai il prezzo stabilito, se no le altre beh, sono quasi sempre tutte truffe o truffe nel senso ci marciano su per guadagnarci. Ma come hai fatto a girare così Marco che c'è la pioggia? Ho fatto piano piano, avrei voluto tipo 10.000 in avanzata in speranza che il cambio si abbassi. Stai puntando a fare il contrario comunque, col pad c'è una sensibilità diversa, perché col volante sicuramente io quando faccio retromarcia vi giuro devo premere S 27 volte prima che mi fa la retromarcia, e probabilmente sarà così anche quando accelero, ecco perché poi tutti mi superano quando sono di fianco. Con la pioggia io non so, cioè, no, con la pioggia non si può girare, col volante è impossibile perché col volante puoi ma girare solo che ti parte via tutto, ma anche col pad no, col anche pad... con la tastiera non gira comunque, però col pad e con la tastiera non ti slitta come non ti curva tutte perché ti fa il colpo, ti fa il colpo direttamente. Col volante tu puoi effettivamente girare tutte le ruote e lui ti parte via come un culo. Cioè, guarda, sta rotonda non ai 40 km/h è un disastro, C'ho davanti l'uomo man qui. No, stai attento all'uomo man, Marco. No, qua si gira, molto attento. Sì, sono già nella curva, so che sto girando. Condividilo, Quanto l'acquisto ho fatto... Guarda, questa città non sono sapere la sua esistenza. Quello anche, sì. Beh, quello devi avere. Quello era un discorso. Per capire. Stiamo parlando già di altro, non è più figure o occupato. Semplicemente culo. Questo non si sposta? No. A quanto pare no. E non supererò, visto che cado. Ciao Jordi. Non sono dottore, però, Sono capo. No, nemmeno quello. Veramente a farla ai 20, Ci sto pensando di cambiare. Non freno! Di cambiare i soldi. Ce l'ho fatta, non so come. Mamma mia. Comunque, no. Allora, adesso, al di là di questo, si trovano alcune offerte in fiera, ma dovete davvero cercare bene, bene. No, qualcosa si trova. Qualcosa lo trovi, girare. Però non riesco a girare. Non so come ho fatto a non sbattere. È sempre più difficile perché chi va in fiera a fare quelle mostre. Paga tanto di affitto. No, e a parte quello, più che altro sono esperti. Quindi è difficile che sbagliano i prezzi al ribasso, al massimo te li mettono più alti, ma è difficile che te li fanno più bassi. Se sono a ribasso è perché li hanno fatti con le pitturati male, fatti del culo. O comunque sono, cioè, è difficile che vai a pagare meno di quanto lo puoi trovare fuori. Però può capitare, il culo. Adesso c'è il Napoli, Napoli Comic Con. E oggi è il primo giorno. Oggi è il primo giorno. Vi ricordiamo, ci troviamo al Bergamo Comics invece, che è la stessa cosa del Napoli Comics, ma a Bergamo, fatto sempre da loro. Bergamo Comic Con. Sì, Bergamo
che è il 20, non mi ricordo, 21, 22, 23, non ricordo, di giugno. Quel weekend lì comunque intorno al 22 Metti giugno, noi siamo lì al sabato. Cioè io e Mark. Io mi sa che vengo. Cioè noi due quasi, adesso vediamo, non, poi vi non al 100%, ma io quasi sicuro. Io quasi sicuro. Marco, no, io... forse. Mi piacerebbe, sì, no? Un 5%. Un 5%. Moro, vabbè, Moro è più complicato. Guardato, ci sarà già qualcuno di voi, ha detto che c'è. Così per... Volendo, diretto fino a Milano e poi Bergamo, Trenord. Tosta, eh. Cosa hai scritto, Alice? Cosa vuol dire quella frase? Milano-Bergamo sono mezz'oretta. Non è che ti rimprovero, che sei completamente uscita di cervello. Completamente uscita di cervello. Ma ti voglio bene così, per carità di Dio. Va benissimo. Sì, Millo, stavo proprio pensando a quello. Cambiare i suoi soldi, non neanche in prospettiva. Metti che comunque andrà ancora a perderlo yen, cioè sarà ancora più vantaggioso il cambio. Però intanto io l'ho cambiato a un valore ottimo. Che però se, appunto, se poi invece lo yen si rinforza, almeno ho i soldi cambiati a un cambio favorevole. Tanto prima o poi in Giappone ci voglio tornare, quindi lo poi li uso. Io da Alice, è che io vorrei fargli fare delle cose da Alice, ma non voglio farlo. Perché lei non vuole i soldi e io non gli chiedo niente. Io vorrei chiedergli delle cose, adesso che ci sono in offerta. Non le chiederò mai, perché lei non mi fa pagare, quindi non... La saluto e mi manda le gift delle scimmie con le parrucche, questo è il nostro... No, Alice, non ti dirò mai una sega, ma nemmeno per niente proprio. Prima mi passi un PayPal e poi così anticipatamente faccio, se no non ti dico più niente. Ma te le puoi sempre rigirare indietro. No, non voglio, non lo fa. E continuate a passarveli avanti e indietro. No. Pizzaro, spegni quelle merde, per favore. No, vabbè. Ma okay, mi sta anche per dei jump, no? A volte ci sono dei jump interessanti, magari me ne potrebbe bloccare qualcuno. Non gli chiedo niente, ma piuttosto me li perdo, frega niente. Sono fortissime carta. Poi, va bene così. Luce. Non so perché sono così forte. Ma Nicola, ma sei potentissimo. Dai, Nicola la cambio forte. Fedelfino, grazie Fedelfino. No, Alice, non ti fido. Tipo che seguiva quando posso sempre presente, grazie. Grazie Fedelfino. Mi fanno male i capezzoli. Te li tocco dopo, dai. Massaggino tattico. Pomeriggio. Programmi. Vediamo un po'. Sondaggio. Cosa fate oggi pomeriggio? Io oggi niente live, ovviamente, anche perché è festa. Io devo fare la spesina per le cose di casa. Dobbiamo prendere gli Scottex. Invece, se riesco faccio Manor Lord. Tanto dice domani. La valigia per domani. Parlo la valigia per domani. Dove vai? Stavo sbagliando. No, forse l'avevi già letto. In America. Ma di scuola o esami di salute, Flex? Come bisogna girare? Poi spesina del penny. Arecchiavi. Bello. No, The Flex. Non riesci neanche un giornino a venire. Anche se. Non aveva detto che c'era poi l'altra volta. No, perché c'è gli esami la... no, bisogna ragazzi, dalle strade, no, però giusto un giorno per ma che mi ricordo avesse detto. Beh, non so se lo riesci, vabbè. Ci sarà vabbè, un buco chiaro. Dove fare un quanti sono Bergamo Comic Con, sono 3 giorni. Farla contro mano, sì, questa, sempre venerdì, sabato e domenica. Che fa sto scemo. Gli esami di un corso di formazione che sto facendo, gli esami sono da dentro o fuori, se ci sta, ci sta, dai, è vero. Ok. Boh, vabbè, se vuoi una giornata di sfogo, sai che il sabato siamo lì, caso. Ci sta tu, anche svagarsi un attimo. Non è scipato. Ragazzi, qui mi non seguite Nicola che ha fatto la cagata. E stavo facendo anche la farla in modalità fuori legge qua, purtroppo. Tanto è notte, non ci sarà nessuno in strada, dai. Sì, adesso non mi ricordo bene il giorno quale sia, però è il sabato di quel weekend lì. Adesso aspetta, faccio un controllo rapido. È il 22, sì, sabato 22. Ma in Thailandia, Licetta? Sì, l'aveva detto che doveva andare in Thailandia. Allora mi ricordavo più. Non mi ricordo più il motivo, ma doveva andare in Thailandia. Va a prendere l'Ebola, mi sembra. Ci teneva, ha detto. O turismo sessuale, una delle due era, non ricordo. Ma proprio, ma Alice, non ne parlano lì da voi di quel virus che c'è solo lì in Giappone? Che dicono che ha una mortalità del 30%. Non credo ci sia l'Ebolsa. No, l'Ebolsa non credo anch'io ci sia Cobalt. Neanche l'Ebola, effettivamente. Non penso proprio. Non ne parlano, fanno finta di nulla. Vabbè, classico.
Oddio, c'è il casello. Come faccio il casello, ragazzi, però? Alice, dai, passare i conti corrente che ti passi i soldi, eh? No, non è vero, non te li do lo stesso, non mi fido. Non si passa, questi sono duri. Ragazzi, c'è il casello, come faccio? Dovevi pagare. Eh no, ma sono dall'altra parte io. Com'è possibile questa cosa? Purtroppo c'è stato un attimo di... C'è un punto dove passare. Oh, no? Nicola ci ha distanziato, mi sa, o è incastrato dietro, non lo so. No, si era incastrato al casello che ha preso, l'unico chiuso l'ha preso lui. No, è chiuso qui, ragazzi, come faccio? Aspetta, adesso quello lì si apre e io passo. Devo aspettare una macchina e poi la sfondo all'indietro. Ezza, non ti vedo benissimo, eh. Questo è un camion. È proprio una strada stretta questa. Scusate. Ma non piove più o sbaglio? Piove, almeno a me piove. Non vedo più niente io. Scusate. Seguo giapponese, che io in Giappone i media esteri si stanno facendo... Sì. Ovvio che poi i media esteri ingrandiscono sempre le cose. E comunque sì, è una cosa brutta perché più che altro è una mortalità molto alta. Però quello che dicono c'è solo lì e non si capisce il perché. A posto, ragazzi. Che poi la cosa che ho visto anche nei video adesso che sto guardando di gente che è in Giappone è che comunque loro, come facevano prima, continuano a portare le mascherine, per cui... Quello lo facevano sempre. Diciamo che, meno male. Sotto solo capire... Comunque, ragazzi, noi ci siamo persi tutta la... Cioè, no, mi dispiace... Sì, so. Mi dispiace veramente tanto... del fatto che non abbiamo girato Ikebukuro per bene. Prossimo viaggio. Che ci sono veramente tante zone. C'è un altro super poteto pure a Ikebukuro. Ma che... ci sono un sacco di quartieri. Quello di Pokémon gigante. Sì, c'è peccato. Quello di Pokémon che veramente, è Ikebukuro sempre. Nonostante abbiamo fatto 18 giorni, era comunque troppo poco. Tanto quello di Pokémon sarà prossimo sempre viaggio, la stessa roba. Ci torniamo e facciamo... ma è più grande. Addirittura c'era Alice che diceva che ci sono i gacha con la Suica. Che quella è la morte del tuo portafoglio. Cioè andare in un centro commerciale del Pokémon più grande. Sì, lascia stare Alice, quello l'ho detto anch'io. Grazie cacchio culo, grazie posso mille. Posso uscire, posso... Grazie mille cacchio culo. No, a me piacerebbe andare anche un pochino fuori Tokyo, tipo quando siamo andati a... Che si chiama? Il quartiere di Nana lì. Quartiere di Nara? Di Nana. Ah, è a coso, a Chofu. A Chofu, che è più bello, cioè è sempre Tokyo, ma è bello da vedere. È proprio figo. Poi tranquillo, diverso. Vedi la vita quotidiana, vedi proprio un Giappone che non ti dicono le guide, quelle cose lì. Vedi proprio la vita vera. Non è Giappone turistico, è Giappone vero quello lì. E infatti, lì è stato proprio bello, Francia, lì è stato proprio una bella idea andare lì. Perché è stato proprio bello vedere una cosa diversa, non sempre le solito... Ti ho detto, quei ragazzini che giocavano a baseball... Lì nei loro campetti, cioè proprio figo, veramente figo. Moro credo sia caduto di nuovo. No. Vabbè, tanto. Non sono caduto. Ormai. Sono rimesso nella strada giusta. Ah, ho smesso di più. Alice, lo so, purtroppo era finito il tempo a disposizione. Prossima volta. Chissà quando. Prima o poi. Si chiama quel Chofu. Posto Chofu, è un quartiere di Tokyo. E dove hanno, la Yazawa ha ambientato Nana, praticamente. C'è anche il Jackson Hall, ci sono tutti i posti di Nana. Quartieri così, semplicemente i quartieri non centrali di Tokyo sono tutti così. Franci voleva andare a Tottori, dove hanno ambientato Detective Conan, c'è pure le statue. Purtroppo abbiamo perso tutto, perché dovresti veramente farti un mese e mezzo. O stare esattamente tutto il tempo che abbiamo fatto noi, ma solo a Tokyo. Se stai 18 giorni solo a Tokyo, te la puoi girare veramente un giorno a quartiere, praticamente. E te la puoi fare tutta. Anche tutto l'Hokkaido, ci vuole veramente una vacanza solo per l'Hokkaido. È un casino, è un casino. Poi c'è tutte le... c'è Koso, c'è Okinawa, ci sono tante robe anche esterne. Ma anche andare a Nord, c'è Sapporo, che è bellissimo. Cioè, vabbè, la stessa Hiroshima, voi non avete visto, che bellissima. Tutto l'Hokkaido è tutto il nord. Sì, sì. Moro, mi linkeresti il volante che stai usando? Adesso mi sa che non è molto pratico, E comunque c'è... Il G29, non è... Ma lo dovresti trovare... Il mio è il G923.
però è la stessa roba, lo potete trovare nel nostro shop di Amazon, credo, eh. Dovrebbe esserci lì. E quello che facciamo noi, Franci, potenzialmente il nostro lavoro ci permetterebbe di stare là. Però è orari diversi comunque. Sì, a parte per gli orari, esatto. Dovresti fare orari un po' diversi. La gente si sveglia la mattina. Potenzialmente farlo. Dovresti streamare la sera là. Sì, la devi portarti via, cioè... Il fatto che nelle case giapponesi, se metti la postazione PC, è finito lo spazio. Ti devi organizzare, ovviamente. Ho capito. Se ce la vuoi fare. C'è Tommaso in Giappone che c'ha il suo studio, che ci sta lui al pelo. Ma Tommaso, lui ci vive poi. Lui ci vive. No, lo so, ma comunque lui ha preso una casa grande. Cambiata. Ha preso una casa grande, ma comunque il suo studio non è grande come. Sì, con il nostro lavoro potremmo potenzialmente farlo. È che o fai solo IRL. Non dubito di poter fare come PewDiePie, purtroppo. Mi piacerebbe molto fare come PewDiePie, eh. Sì, però devi avere anche i soldi di PewDiePie. Il fatto che se vuoi streamare lì devi farti proprio una vita diversa, tutta sregolata, no, per stare dietro alla gente italiana. È un po' come fa Mike Lee Rose, streama. Mike fa le live alle 7 sera là, e va avanti fino all'1, alle 2, alle 3 di notte del Giappone. Però poi ti svegli tardissimo, cioè esatto. Ti devi sballare la vita. Sì, puoi farlo se ti abitui, cioè potenzialmente puoi farlo. Esatto, Alice, tu sei pazza, infatti. Io me lo accollerei, io non lo so, cioè perdi tutta la mattina, non lo so. A me piace la mattina, beh, la mattina in realtà stream, non è che me la godo, però prima di streamare comunque ti svegli, fai le tue cose. Così come fai tipo Michael Rosa, la mattina praticamente la passi a dormire, perché staresti fuori fino alle 5 del mattino a streamare e poi vai a dormire lì. Sono cose un po' diverse. Sì, ma devi vedere a livello psicologico, amore. Non è dire sono 4 ore, quello sì, chiaro. Però a livello psicologico devi cambiare la tua vita. Cioè, sono meno di 4 come ore. Come orari, cioè. Cosa? La differenza con il Giappone. Sono 7 ore la differenza con il Giappone. Sono 7/8. Dipende dalla ora legale solare. O intendi 4 ore di live? Beh, quello sì. Okay. Beh, ma che c'entra Cecio con quello che abbiamo detto noi? Ma che tu sei un imbecille, Cecio. No, scusa, alle 6 di cosa? Alle 6 di mattina? Sì. Sì, perché lui lavora di notte e finisce alle 6 del mattino. Beh, ma così. Beh, infatti, secondo me, tra un paio d'anni ti viene un coccolone se non stai attento, però, eh. Sì, è super potente, ma vuol dire che fa più rumore quando cade per terra, semplicemente. Deve darsi una regolata, lo dico perché gli voglio bene. Poi spero guadagni un sacco di soldi, Però, comunque... Anche mio padre fa... Ma infatti, cioè, secondo me, sono lavori comunque... Cioè, o ti abitui, veramente cambi... A parte il fatto che comunque devi prenderti il tuo tempo per riposare. Ma dormire 3 ore non credo ci sia ad abituarsi. Fa male e basta. Cioè, fa male e basta, cioè... Dopo 2 anni muori, forse. 2 anni no, ma secondo me dopo 10 secondo me, no. Hai grossi problemi. Devi fare dei pisolini pomeriggio, eccetera, perché... non duri più di un anno. Ogni tanto tuo papà fa dei pisolini, amore. Anche mio papà, quando faceva così, faceva dei pisolini. Se no è impossibile, non ce la fai. Io papà quando faceva tutta la notte doveva fare dei pisolini da un paio non d'ore. Dormire qualcosa. 6 ore, non dormire 3. 6. Minimo sia 6, credo. 6 è comunque poco, ma almeno sono 6. 3 è la metà di... Cioè, 6 è poco, 3 è la metà di quel poco, cioè non va bene. 6 proprio credo sia il minimo. Ma mi sono ribaltato veramente flebile. No. Ti prego, Ceccione, che io ti voglio bene, eh. Beh, che deve farci lui? Non so se può farci qualcosa, poverino. Può andare l'azienda. A letto o un'altra... Ah, beh, ma perché lui lo fa... Cioè, non è l'azienda che lo... Non è che lavora 20 ore al giorno. No, ma ragazzi, quando si è più anziani si dorme meno. È normale. È sempre così. Quando si è più anziani, più si diventa anziani, più si dorme meno. Però tecnicamente fai anche meno nella vita. Ragazzi, io ho fatto cacare. Non ho fatto un errore grave, mi sa. Non lavori tecnicamente. Quindi hai anche meno bisogno di dormire. Porco Giuda. No, non credo. Il minimo non è 8. 8 è il giusto. Esatto. Cioè, no, il minimo spacci, per stare bene, credo. Se si spacci da vecchio, allora puoi dormire poco.
Però il problema è che lavori, quindi non puoi. Poi 8 va bene. Oh, sì, 7, 8 va bene. Meno già inizia a essere un 8 po' va benissimo. Problematico. 6 siamo proprio al limite, secondo me. 5 poco, 3 proprio. Alice, io non lo so come fai. Poi la roba che... Ah, io dormo 5 ore e sto bene, ragazzi, non state bene. No, magari reagite meglio di un'altra persona, ma il corpo quello, persona, ma non state, non fa sì, bene. Nei primi anni magari state anche bene, ma ve la portate, poi i problemi ve li portate dopo. No, no, io cioè adesso queste settimane sto dormendo poco e lo sto, praticamente lo sto sentendo tutto. Vedo un attimo rituarmi. Che è Luca, grazie Luca. No, grazie, perché appunto al massimo mi puoi dire Luca. Che hai risposto grazie, meglio, grazie. Ma comunque il corpo ha bisogno di dormire, non è che... No, perché poi dopo tutte le problematiche te le risenti poi tutte assieme dopo. Poi magari ci sono due che dormono 5 ore, uno sta in piedi, riesce comunque ad andare avanti, l'altro gli viene sonno, ma comunque tutti e due non hanno dormito sufficienza. 7 sono accettabili. 7-8 va bene, secondo me. Cioè 8 sono quelle che ti dicono perfette. 8 sarebbe la perfezione, sarebbe quello poi giusto. C'è chi riesce a dormire 12, auguri io a voi, io non riesco. Più o meno ne riesco a dormire 8, perché di solito vado a dormire all'1 e mi sveglio alle 9. Ma io anche avessi un orario che mi permetterebbe di dormire no, 12 Franci, ore, capisco, mi sveglio prima. Lo capisco benissimo, anche a me sta sul cazzo dormire. Poi, sì, quando, poi la mattina mi sveglio e vorrei dormire per sempre, però andare a letto mi scoccio un sacco. Eh sì, perché ti sembra di buttare il giorno, perdi tempo. Però, sì, però in realtà, così, cioè, in realtà però fare. Al tuo corpo lo stai distruggendo. Certo, sì. Certo. Siamo fatti così, quindi cioè, dobbiamo per forza dormire. Non è che... sì. Però per esempio a Franci è proprio l'azienda, bene. Cioè il papà di Franci è proprio l'azienda che gli dà quegli orari lì, quindi non ci può fare niente, o così o così. Sì, anche troppo fa no, è vero, ma non capisco benissimo. Che dormire troppo fa male. Dormire 12 ore al giorno non fa bene comunque. Assolutamente. Cioè, il giusto sarebbe 7-8 ore. Lavorare 10 ore al giorno e poi ritrovarsi a... più c'hai 8 ore di... da dormire e il resto ti rimane poco da... Sì, lavori per prendere i soldi che non puoi spendere per vivere. Siamo sempre allo solito discorso. Sì, sempre cioè... il solito discorso. Bisogna fatturare alzare la... 5... Allora, finora la borsa in America. Io faccio le corna che vado avanti così. Ho la fortuna che appena decido voglio dormire, mi addormento. Cioè, no, io metti sto lì, sono lì col cellulare a letto. Non ho problemi dico, a dormire. Adesso basta. Mi giro sul. Cioè, metto via il telefono. Mi giro sul cuscino e dormo. Tipo uno dopo l'altro. Per me non funziona così. Faccio la stessa cosa a Liezar. Dopo alle 3 arriva Ori, rompe le palle. Mi sveglio, mi addormento, mi rompe le palle Gigi. Poi torna Ori. Quello purtroppo è la vita. Se ho la fortuna di non sentire rumori o robe del genere e non sto male io per altri motivi, vado liscio fino alle 9. Cioè, dormo 8. Io non ho problemi a dormire. Che mi scoccia comunque andare a letto. Poi di tempo ne ho io, però. Ma dipende poi anche dalla giornata. C'è un giornate dove andare a letto mi fa bene perché dico, è stata proprio una giornata. Moscia, meglio che vada a letto che mi sveglio più pimpante. Altre che invece è talmente magari bella la giornata che starei sveglio ancora e ancora. E che ormai poi il mio corpo si addormenta, cioè se, che ne so, un giorno non riesco a dormire subito e sono le 2 di notte o l'una e mezza, sono un cesso io poi. Quello è il problema, però lì cioè, se tutte le sere fai così ti addormenti con gli occhiali, con la luce ancora accesa, così vuol dire che non sai quando vai a dormire, lì vuol dire che c'è. Il tuo corpo ha bisogno di ma lì c'è, poi tra l'altro lo fa da quanti anni ormai? No, perché ormai il suo corpo è proprio il tuo corpo che ti sta dicendo ha bisogno di riposare. Poi già in Giappone non hanno ferie, almeno no, goditi i momenti di riposo che hai. Ma poi io adesso avete la settimana appunto, vado nel letto io quella lì è una presa per il culo. Mi metto a leggere col Kindle. Metto a leggere col Kindle, però mi metto a leggere steso proprio già in modo dormiente e quindi quando mi si chiudono gli occhi, lì dormo e sono già pronto, cioè, senza occhiali, anche perché leggo senza occhiali lì, perché me lo tengo vicino al Kindle, ci vedo da vicino. Ah, no, sì, no, infatti stavo pensando che Alice tu lavori nella ristorazione, quindi non hai la pausa, giustamente. Anzi, è proprio probabilmente il periodo in cui lavorate anche di più. Però Alice... ci devi promettere una cosa, se torniamo io e Mark, o anche solo io o solo Mark, in Giappone, una sera o un pranzo veniamo a mangiare nel tuo posto, se lavori ancora lì. Porco Giuda. Se lavorerai ancora in quel posto lì quando verremo. Ma secondo me non vuole. Il mondo della ristorazione mi piacerebbe un sacco, però il problema principale di quello sono proprio gli orari. Cameriere proprio non lo farei mai nella vita. È proprio una merda. A meno che mi danno 2200 euro come quello che ho letto stamattina. Lì già no, ma è solo per gli orari, però non lo farei.
Schiatti dopo una settimana per quello, però, Francia, esatto. Alice, sono andato contro un autobus per leggerti. La cucina è una bolgia, Moro, ricordate. Ma però non mi dispiacerebbe. Ma non la cucina, proprio anche servire i tavoli, roba del genere. No, a me non... Lo farei anche tranqui, però è proprio... Allora, provare mi piacerebbe provare. E tutto non è male, 2000 euro in Giappone. Per... Cioè che alla fine la spesa... oddio, gli affitti costano di più di qua. Non so poi anche il corso sanitario, le robe, tutto quanto lì non sa... 2000 non l'ex lavoratore poco... di quel settore mai più, è vero, ma lo dicono tutti, poco, tutti quelli che lavorano al mondo della ristorazione dicono: ma che cesso, ma che dici, ma una merda, è un traffico bestia. No, io non ce la farei lavorare nella ristorazione, ragazzi, occhio, c'è un settori... traffico impossibile. In un negozio sì, in un negozio lavorerei, in un negozio normale di qualunque tipo, poi ovviamente se è nel settore tipo che so fumetteria o gioco, negozio Lego, giochi così sì. Io lo dico sempre a Franci, volentieri. Mi piacerebbe aprire una fumetteria, ma me ne pentirei il giorno 2 probabilmente. Aprila tu è un altro conto, perché sì, ma anche perché c'è... Ma poi esatto, cioè te non è esserci dipendente. Apro la fumetteria perché mi piacciono i fumetti, no? Dopo no, non solo per quello, mi piace l'ambiente, i fornitori, esatto. Il casino è essere dipendenti. Essere dipendenti sarebbe figo. Esatto, sì. Più che altro la fumetteria, a meno che non sei tanto grossa, è difficile che riesci a tenere bene. Hai comunque orari particolari, perché comunque il sabato sei a lavorare, ovviamente. Magari anche la domenica, se sei in un centro commerciale lavori anche la domenica, però fai tutti ovviamente. Io in un posto del genere lavorerei. La ristorazione. Ma Sara, quello che hai scritto è il motivo per cui Franci vuole fare il part time e non il full time. Perché dopo un po' ti rendi conto che tu lavori, torni a casa, fai la spesa, vai a dormire, lavori, torni a casa, fai la spesa. Questa è la tua vita. Chiaramente se... Però come fai? Cioè, siamo sempre lì, ragazzi. È sempre un discorso... un po' deprimente se ci pensi. È crashato. Ebbene? Ma è chiuso? Ma mancavano 10 km. Mi mancavano. E mi è crashato il gioco. Ma 10 km mi mancavano. Porca troia. Ma ero arrivato, manca lì un pelino. Quindi... Sono là. No, se riapri in teoria. Fame. Oh. Sì, aspetta. Accetto i progressi, no? Sì, sì. Sì, accetto i progressi. Ero proprio lì davanti al pupozzo, bastardo. Io sono appena tornato a Londra e sono in crisi. Non so se cercare un part time giusto tanto per sopravvivere o full time per far soldi. No, Ricky, vai tranquillo. Cambiamo argomento. Parliamo di... le lasagne. Abbiamo divagato un sacco di argomenti, in realtà. Sono passati da cibo. Io ho scoperto che Franci chiama le lasagne ogni tanto pasta al forno. Che è giusto, che tecnicamente è esatto, però è la stessa cosa. Francia ogni tanto chiama la nonna ci ha fatto la lasagna l'ultima volta, lei mi ha detto: guarda, la nonna ci ha fatto la pasta al forno. Io l'ho aperta ed era una lasagna. Ho detto: ma scusami, la pasta al forno è la pasta al forno. Beh, no, la lasagna è pasta al forno. Però. Certo, tecnicamente sì. Mia nonna ogni tanto la chiama pasta al forno. No, ma io non lo sapevo, perché per me quando fai la pasta al forno, tipo i rigatoni al forno, quella è la pasta al forno e la lasagna è la lasagna. Però ho scoperto che in realtà si dice anche in quel modo, io non lo sapevo. Dice. Io ho sempre detto pasta al forno e lasagna. Se mi dici pasta al forno propendo di più in i rigatoni. Sì, anch'io, a me viene in mente quello. Infatti l'ho aperto e ho detto buonissimo, infatti era buonissimo quella lasagna lì. Però ho detto, però non è la pasta, cioè, è la lasagna. Un attimo che mi stava cacando. La pasta al forno con la besciamella, io ti dico lasagna quella lì. Vedi, Ricky. Pasticcio, state zitti, veneti, e fatevi i fatti vostri. Ecco. Pasticcio è proprio un'altra cosa. Anche perché tecnicamente la lasagna non è un pasticcio. Ma come accetta il lavoro, scusami? Perché devo accettare il lavoro? Ce l'ho già? No, devo fare solo guida. No, fai guida e basta. Pasticcio. A parte che continuo a pensare che il pasticcio è quando ti tocchi nei pantaloni. Il pasticcio letteralmente è qualcosa di... un pastrocchio, un perché tecnicamente metti la un mappazzone, pasta, un messed up, cioè non è qualcosa di sbagliato, hai fatto un pasticcio ancora, e oggi c'è la pubblicità in francese, non si sa perché, hai fatto un pasticcio ed effettivamente i veneti, vabbè, ma finché tanto in Veneto ci avete il vostro villaggio, le vostre cose, state lì tranquilli tra di voi.
Aia, aia! Quando Marco si pasticcia nei pantaloni è un casino, ragazzi. Ho pensato al villaggio perché sto leggendo un manga dove c'è un villaggio che si isola con le loro tradizioni e le loro cose. Ho pensato ai veneti che parlano come vogliono loro, fanno le loro cose. Le loro divinità. Grazie, le loro... Alla fine sono un po' English. Ma qual è un'altra regione che sbaglia? Però come il Veneto che la cambia Puglia. Tutto. La Puglia, ecco, anche la Puglia fa così. Basta, poi lo fanno tutti. Che la loro divinità Veneto... spesso invocate, certo. E la Puglia e il Veneto sono... Arianna, smettila che... Beh, sono agli estremi del... Popi, La Puglia è il Veneto del Sud. Vabbè. Ma questa è una cazzata, però... però un pochino... a Trieste il pasticcio per il caffè. Perché cos'è? Cos'è c'è a Trieste? Ah, perché sbagliano i caffè a Trieste? Non sapevo. Ma la Basilicata perché cosa c'ha che... Cosa dice la Basilicata? Non sono così esperto in Basilicata. Cosa c'hanno di sbagliato? La Basilicata non esiste. Non era il Molise una volta? Sì, ma la Basilicata secondo me... Almeno il Molise ha preso... Nomea e potenza del nome grazie a... al meme la Basilicata dov'è? Ah, eccolo qui, cioè forse esiste meno delle Marche, nelle Marche ci vivo, lo so, quindi ma anche le Marche in realtà non sono così grossissime, cioè diciamo, a parte che quando parli delle regioni citano sempre le stesse: Napoli, Roma, arrivato, Milano, vabbè, la Sicilia, no, è che le ci sono le regioni fantasma che appunto sono Molise, Marche, Valle d'Aosta, la Basilicata, l'Abruzzo anche un pochettino sottovalutato, è vero. A me è piaciuto tanto l'Abruzzo invece quando ci sono andato. Aurora, smettila. L'avevo proposto anche a Franci di andarci. Che a Potenza, già che si chiama Potenza un paese, ma come fa a chiamarsi Potenza? Powers. Perché la regione capo? Perché? Marche la regione capo? Perché? Di chi? Ma no, Marco hai detto, regione, vabbè, capo. Napoli, avete capito, Napoli. Napoli i posti è la regione, di cui si parla, ragazzi, la campagna non è esiste, quello di cui si parla di la più regione Napoli. Dai. Perché però si parla sempre di Napoli, di Milano, la regione è Napoli, di Roma. Oddio. Pasticciare in italiano significa mescolare, quindi dire che si pasticcia nelle mutande perché si mescolano i genitali è corretto, che sia un perché però la lasagna, il fatto è che loro ti dicono perché, Ricky, se tu glielo chiedi, ti dicono: per la lasagna devi pasticciare più ingredienti, perché devi mettere la besciamella, sì, la carne, la pasta. Tutto devi pasticciare. Però anche la pasta quando la mescolo tipo, con il formaggio e la pasta quando pasticciata. Quando fai la pasticciata. No, ho letto. Quando Ricky. Fai la pasticciata. È tipo quando fai qualcosa con la panna e il pomodoro. Perché tecnicamente tutto pasticcia. Io metto il formaggio e il peperoncino nella pasta e sto mescolando. Anche non perché è pasta, poi nella lasagna non è pasticcio, non è la c'è pasta niente di mescolato. Sono strati ben divisi e tutte cose. Sì, quindi, tra l'altro c'è anche una. Infami sono. Cioè, io mi faccio la pasta con le zucchine, metto il formaggio e il piccante, mescolo tutto. Hai fatto il pasticcio? No, sto mescolando la pasta. Non ho fatto un pasticcio volendo. Oh, sì, se mi esce tutto di fuori e sporco tutto il tavolo, però. Esatto. Quello è un pasticcio. Sono un pasticcione. Ho fatto il mess up. No, Alice, non ti do i miei soldi. Cioè, te li do se vuoi, se ne hai bisogno, ma non per comprarmi roba. Non dare i soldi in giro che sei morto di sono fame. Sono povero, infatti, non posso dare soldi. Pasticciare il riso a fine cottura con una noce di burro. No, quello è mantecare. Ma sì, c'è mantecare. C'è la parola. Perché mi fa ridere la tua emozione dopo Alessandro. Quello si dice mantecare, c'ha il suo nome culinario. Sono arrivati tutti. Io sono già arrivato. Avete consegnato tutti? Ero l'ultimo. Aspetta, fammi vedere la mappa. Dai che voglio mangiare, ragazzi, non ce la faccio più. Amore, per caso è pronto? La Gerla che manca. Aspettiamo Gerlino. Okay. Dai, mancano 5 minuti, aspettiamo. Muovendo, vedo fermo. Mi fa male il collo forte oggi, ragazzi. Mi sento fuori, c'è il semaforo lì, aspetta. Però la pasta al forno, quando mi ha... Cioè, la lasagna è tecnicamente una pasta in forno. Però quando mi ha detto pasta al forno, io pensavo al rigatone bruciacchiato in forno, le penne, no? Quando noi la facevamo per...
Ferragosto, per qualche festa particolare, si faceva la pasta proprio al forno, quindi i rigatoni, le penne. Quando ho visto la lasagna, ho detto, ma poi ho scoperto che dicono anche così. Io non l'ho mai usata in questo modo, la pasta al forno. Così faccio una pasta al forno oggi. Mi sta sul campo, non ce la faccio con la pasta avanzata, tipo la pasta al forno. La devo cuocere due volte. Accetto. Ma sei un bastardo. E non si muoveva, era lì fermo. Ma non è vero, era arrivato praticamente. Ma io lo vedevo fermo. Come al solito si vedono due cose diverse nel server. Che bastardo. Io lo vedevo letteralmente fermo. Ma qui in Sardegna bastardo. Si dice pasta al forno, arriva a Napoli perché la ricetta la usiamo qui. Infatti, lo so, ma ci sta, ero io che non l'ho mai. Scusa, perché da me in famiglia certo, non l'abbiamo mai usata. Intanto la puoi finire anche fuori dalla sessione. Poi per forza dici non le finisce mai, gli chiudi in faccia. No, la puoi finire anche fuori dalla sessione. Un infame. Vabbè. Azzeropoli, ragazzi. Oh, stasera. Boh. Come si chiama? Quindi ho finito le live. No, domani mattina. Ho già finito le live di stasera. No, domani mattina. Domani mattina cosa facciamo? Che non mi ricordo. Domani mattina o Sandland o l'altro. Marco. Ah, beh, vediamo. Sì, vediamo. Probabilmente farò io. Probabilmente farò io. Comunque. Sì. Vediamo perché Sandland. Adesso capiamo. Probabilmente faccio io. Sandland lo fa Marco la sera. Marco, non ti sei messo a fare video su altri social? Perché ti vedo sempre a fare video su esercizi fisici e stretching. Complimenti, bel fisico. Non è tutto strano. Fatto video su... No, ho fatto video, erano fumetti, quindi non c'entra niente comunque col fisico. Ah, ma facciamo le storie della palestra. Secondo me sta memando sul tizio lì, quello che fa... Markout si chiama lì. Come si chiama? Ma chi è? È quello lì che ti assomiglia e fa Markout. Oh. Fa tutte le robe in palestra, le robe. Ti assomiglia poi. C'ha i baffi, il pizzetto, i capelli lunghi in realtà. Non so chi sia. C'è un tizio che ti assomiglia su TikTok. Non so chi sia. Non ho mai sentito in vita mia. Vabbè. Comunque. Ci vediamo stasera. Marco Modello non è Marco Modello. Forse Marcour. Ah sì? non ce l'ho presente.